iscriviti al canale, clicca sulla campanella per non perderti al video. Arr! Notti piene di rum, per notti a mezzaluna, alla via così in un viaggio di fortuna. Mille notti in mare, mille miglia via da qua, mondi senza nome, mostri nelle oscurità. Hey ho, hey hey ho, hey ho, hey ha. Botti piene di rabbia e grida la polena, questa ciurma è persa in acque senza luna. Mille morti in mare, mille vite via da qua, volti senza nome, ombre nell'oscurità. Hey ho, hey hey ho, hey ho, hey ha. La navigazione extra Navigavia è sempre stata estremamente pericolosa. Navigavia è un'autostrada marina, una grande corrente molto larga che permette di unire popoli, etnie, nazioni, religioni e chi più ne ha più ne metta. Ma fuori da questa enorme corrente i pericoli sono ovviamente in agguato. Ne hanno fatto conoscenza i giocatori e i personaggi. Il Kieran Cron gli è passato davvero tanto vicino, per poi schiantarsi sull'antiregno di Bricconia, fare le loro cose da giocatori, e per poi lasciare nuovamente l'isola verso nord, alla ricerca di lidi più tranquilli. Questo lido sarà, ovviamente, la Repubblica Direttoriale di Rutenia. Ma il viaggio, ahimè, non è per niente facile. In quell'oceano ci sono iceberg, ci sono mostri marini, zone in cui è difficile navigare per via di scogli e nebbie imprevedibili. Il comandante Stinger sta cercando in tutti i modi di comandare la nave, ha avvisato i personaggi che la navigazione non sarà per niente facile, tanto che nelle prime ore in cui vi siete catapultati nella Crimson Trinity per andare verso nord avete notato alcune piccole modifiche che sono state fatte nelle settimane che voi avete perduto nella spelonca alla Crimson. È stato aggiunto un rostro per eventualmente spezzare delle lastre di ghiaccio che si possono trovare sul percorso. Siete sulla Crimson e aspettate di arrivare a Rutenia. Posso dire che siamo però una manica di stronzi se andiamo veramente a cercare un posto tranquillo in mezzo ghiaccio, mostri e una cannonata che è stata sparata da quella cazzo di isola. Posso? Posso? Era previsto? Questo era Matt che parlava io in realtà. Però potrebbe anche essere John, in effetti. Questo quindi è Giulia che parlava. Era previsto? Ok, State parlando di casa di Olivier? Perché casa è casa. Ho come un brutto presentimento su casa tua, maestro. In che senso? No, non lo so, così dicevo tu per dire. Tu vedrai il calore, il calore che sentirai a casa. Perché tu indossi un cappello che sembra veramente molto pesante in questo momento? Tu vedi cosa c'è fuori dalla nave? Mare. Ghiaccio. Ah, quindi ghiaccio. Ghiaccio significa? Acqua. No, significa freddo, cagarsi addosso. Io tengo cappellino, tiene bello caldo il cervello. Quindi abbiamo una skin. In questo momento consiglierei di cambiare la vostra abbiamo skin. Abbiamo una skin invernale. Pensa. Ma qui è tanto freddo, vuol dire riscaldarsi, quindi tu mai cagato tanto calippi, vero? Vuol dire che non ti devi spogliare. Potresti sorprenderti della risposta. Oppure no. Esatto, Ma qui dobbiamo farci restare. Io non ci ho pensato alla mia skin. Adesso sono nel panico. C'è qualcuno che può cambiarsi la skin sulla nave? Rooney! Era sotto. Ehi! Vecchio mio, come stai? Perché mi devi sempre chiamare Orlando? Perché così sono sicuro che mi senti. Ma io penso che ci sia un problema. Ma c'è un problema, Rooney! Che problema c'è? Avevo bisogno di nuovi vestiti. E lui è un sarto? È un sarto? Beh, sì, ho anche ricucito Limerick.
Ma quanti lavori fa questo? Credo che sia la stessa cosa. Allora un medico è alta moda, perdonami, scusa. Cucire è sempre cucire, eh? No, perdona, no. Però... No. Però sai che... Marcus! Dun 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 dun. Sì? Beh, sei comunque audaxiano, un po' di moda, cioè cucito, Noti che Marcus, comunque, in quelle due settimane che non l'avevi visto, ha cambiato un po' il vestiario. Aha. Infatti, in questo momento non è più vestito semplicemente da guardia, ma ha preso un pochino di pezzi di vestiti da pirata. Quindi Aha. Ha sempre la parte sotto, tipo gonnellino antico romano. Tipo vestito da? Pirata? Da corsaro. Vabbè, io stavo descrivendo la categoria, non... Le parole sono molto importanti. Beh, è un po' come dire, si veste come un antico romano, ma a Navigavia non c'è l'antico Roma, ma è audaxiano, per far capire. È un cosplayer. Questo è proprio... Io mi immagino... tra 18.000 gradi sono qui sotto per queste informazioni, e mi cola il cervello dalle orecchie. No, ma è che in questo momento io mi immagino Olivier che parla con la voce narrante, tipo c'è il ballone fa, oh, che hai detto? Cioè... Comunque, e quindi noti che si è messo un po' di pezzi, la camicia un po' più larga, più easy. Ma quei vestiti là dove li avete presi? Che... Tra uno e l'altro, comunque anche i bei sellesi che poi non sono più tornati sulla nave hanno lasciato dei vestiti. Posso provare i tuoi? No, sono miei. Lo intendi prima o dopo? Boh, mentre nel cambi così di sentimenti e... Io intendevo prima o dopo essere arrivati a Ruthenia. Ah, no, per... io ma va bene, no, no, sì, Ruthenia. Ruthenia, assolutamente, sì, anch'io pensavo... Quindi, Marcus, vecchio mio, abbiamo bisogno di nuovi vestiti. Andate giù a prenderli. Beh, in effetti era facile. Runei! Perché te ne sei andato, Runei? Scusa! Ma c'è altre cose da fare, non te che mi chiami così! Ma abbiamo un problema vitale in questo momento, prendi, te ne vai! Ma qual è il problema vitale? Il fatto che dovete cambiarvi? Stiamo parlando con te, disturbo dell'attenzione massimo! Sì, e se ne va! Sì, e se ne va! Ma che è? Stiamo navigando in mezzo a una ghiacciaia! Ma stiamo parlando con te, rimani ad ascoltare! Ma se la nave affonda, parleremo in mezzo a ghiaccio! Vabbè, ma tanto c'è il coglione. Andate giù in gambusa! Beh, in effetti andare giù in gambusa non è un'idea malvagia. Alla cabina armadio! Alla cabina armadio! Che mi devo accompagnare! Sì! E gli prendo la manina. Ma non la via! Volete andare giù in gambusa? Vi devo accompagnare. Allora, ok, venite, dai, su. Oh, una volta che fa qualcosa, finalmente. Grazie a Dio. Ehi, non venite a maltrattare il Runei. Ho una domanda molto, sì, molto importante per il proseguo di questa immagino serie. Ma quindi qua ci sono creature artiche? Cioè, tipo, io voglio combattere da pinguino prima o poi. Ma che cazzo fa un pinguino? Ti prende a schiaffi. Bravissimo. Io voglio camminare e fare... Ma ti dà delle carezze. Ma perché mi fai queste domande su un pinguino orca? Ma è uno di quei cosi che abbracci perché è morbido. No, perché non vuoi la... Tu pensa, io scivolo, scivolo di pancia e tu io mi serfi. Io sopra di te. E tu mi serfi. Che cazzo si fa sciacquo? E poi cos'è? Ma Super Mario, ma cos'è? Dobbiamo solo andare alla cabina armadio. Siamo arrivati. Minchia, sei lontana sta cambusa, ragazzi. Voi siete già in cambusa. Ve l'ho detto. Siamo arrivati in cambusa. L'ho detto, siete arrivati in cambusa. Te lo ricordi? Ho una domanda importantissima. Matt, te lo ricordi? Oh! Guarda, l'ha giocato da me. C'è un'orca. Va bene, ok, tutto molto bello, bellissima la gambusa. La gambusa vi si presenta un enorme stanzone in cui ci sono un sacco di oggetti accatastati, abbastanza ordinati in realtà. C'è un armadio con un'infinita riserva di vestiti, principalmente però by sellesi, quindi hanno quello stile lì. Io personalmente sono vestito da ruteniano, quindi sono a posto. Però vorrei fare un regalo alla mia discepola, se fosse possibile. Ma non è roba tua. E infatti. No, ma era una cosa molto carina. Ok. Io vorrei farle un fermaglio per i capelli, cioè un qualcosa, visto che hai capelli lunghi, no, Tune? Con. So che sembra che faccia schifo, però è molto bello. Con un po' del pelo di Sergei, come ho io col bacco, se fosse possibile. Possibile, possibile. Vedi sì, se lei apprezza. Sì, apprezza. Che fa freddo cagarsi addosso. Ma infatti, con i capelli legati è completamente però diverso con questa cosa. Un fermaglio per capelli, cosa mi copro? Faccio col baco piccolo. Se io mi trasformo in orso, mi scuoio, tipo avambraccio, poi mi curo. Perché devi farlo? Non accetterei mai! Va benissimo, fa tu fai quello. Allora, col bacco non te lo posso accettare perché lo devi rasare, Sergei. Però, se vuoi fare il nastro per capelli. Nastro piccolo. Nastro dei capelli va benissimo. Poi ti metti sopra il capellino, freddo, eh? Sì.
Quindi una cosa carina per così. Va bene. Le sciarpa. Ruotala. Ho un regalo per te. Un altro? È vero, altro regalo per te. Dopo statuetta. A noi non fa mai regali. Dopo faccio il regalo anche a te quando arriviamo. A me non sono mai arrivati i regali. E invece hai visto? Grazie. Sono delle fasciature. Sono ben di sangue? Sì. Ma sta facendo una scena Nicola, poraccio, lasciagliela fare. Che devi interrompere? Ho anche un altro regalo. Fa molto freddo a Rutelia. Perché il calore del cuore delle persone è contrapposto al freddo babuino che c'è in giro. Quindi, tu, visto tua massa di capelli, molto capelli, molto capellosa, ti puoi mettere i capelli intorno orecchie e te li blocchi con elastico fatto con pelucchi di Sergei. Bello pelo, bello, bello gigante, bello peloso qua, così. È bello coso peloso che se tu hai freddo ti scalda collo. Però sopra capellino. Ok. Ti va bene? Sì, grazie maestro. Ok, tiro fuori il coltello. Vado ed esco dalla stanza. Non sta ammazzando Olivia, Sergei? Perché il coltello? Olivia. Tranquillo, tranquillo Sergei, non fa male. Dopo il piccolo taglietto, zic, e passa tutto. Piccolo, piccolo, piccolo. Orecchio serve? No. Ok, no orecchio. Oh, sopracoda, sopracoda, ricresce. No. Dimmi tu, gamba? Ok, 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 perfetto, sottobraccio, sottobraccio. Guarda, 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 c'è il gabbiano che passa. Taglio un pezzettino di un friggerino di pelle. E poi metto. Cioè, una piccola macchina da cucire. Esattamente. Dove ce l'avevi, io so. Un ruteniano non dice i suoi segreti. Ho capito, ma io immagino una Singer piccola così, piccolina. Sì, esattamente. Avete chiesto se io sono sarto e potevo farvi vestire i ruteni? No, quindi fottetevi tutti. Sono sarto io comunque. Posso fare una cosa nel mentre? Tanto ormai. Io sono veramente onorata che il mio maestro mi voglia fare un regalo così prezioso. Insomma, poche persone, se non i miei fratellini, mi avevano fatto regali e quindi sono molto riconoscente. Quindi con un enorme sorriso esco dalla stanza e vado a cercare Pasquale. L'unica cosa che voi potete sentire infine dall'interno della cabina è un... Dopo pochi minuti ritorno con un mazzetto di piume. Sapevo! E il culo scoperto di Pasquale. Troppe per essere... Con un mazzetto di piume di Pasquale. E inizio con le poche cose che riesco a trovare all'interno di questa cabina a legarle e unirle. Faccio per te un orecchino con le piume di Pasquale. Bellissimo. Adesso vado a farmi un orecchino davvero. Beh, magari finiamo le riprese. Fatto di merda perché non sono capace. Ovviamente. Io piango. Sono concentrata a fare questa sorta di orecchino con le piume di Pasquale. Ti ho preso le piume più belle e più lunghe. Vedo il culo. Sì. Vediamo cosa c'è. Ma io cerco un bel, proprio un bel cappottone, qualcosa proprio che scaldi, che sia anche più grande di me, dove ci può stare dentro anche una o due persone, nel dubbio, metti che fa freddo, non si sa mai, certo. Necessità proprio. Girando trovo questo qua proprio bello, viola, bianco all'interno con tutti quanti il pelo proprio tipo tappeto dell'IKEA. Indossi questo cappottone e senti ancora che ha un profumo abbastanza forte, tipico delle zone appunto di Baisella, un profumo, non odore, un profumo. Però nella tua testa senti una voce. Non mettere quella cosa, ti prego. Ma perché? È bellissimo, non guarda. Metterlo. Ma è stupendo, non guarda che bello che è. Boh, sì. Cioè non lo senso... mettere. Perché no? No, dai. Perché? Perché tu andavi in giro con gli strazi? Beh, no, vabbè, sì, insomma, cioè nel senso, capisco. Cioè, guarda no. Che eri sempre vestito come un barbone, avevi dei vestiti orribili. Ehi. Non è che un po' di gusto ti farebbe male? Ma il mio mantellino viola l'hai anche indossato. Tu hai idea di con chi stai parlando? Sì, lo so benissimo. Allora, potrei avere mille altre cose che sapevi fare. Vestirti sicuramente no. Hai zero gusto su questa cosa qua. Runeo, veramente ha così poco gusto? È un po' cattivo effettivamente nei tuoi confronti, come mai? Mi sembra un po' esagerato, Bacto. Non pensavo di essere messo così. Mi sono lì con lo sguardo perso. Ma Bacto, ma pensavo fossimo amici. Se avessi messo qualcosa del genere, forse un po' più di donne riuscirei ad averle, eh? Ma è scemo?
Non lo so, mi ha preso una botta in testa. Mi sento tanto ferito, però. No, ha ragione, però. No, non ti sta neanche guardando. Runei! Sono un po' confuso in questo momento. Tutto bene, Bacto? Sì, sì, stavo guardando il cappotto. Molto, molto bello, sì, molto bello. Potresti anche chiedere scusa. Per il cappotto? Chiedi scusa. Hai trattato malissimo Joe. Chiedi scusa. Per non è vero, ho preso un cappotto, lo volevi tu? Ma se gli chiedo a dire che si veste come un barbone, che è brutto, non ha avuto neanche una donna. Guardalo. Non me lo ricordo. Ma c'è, scusami. Ma non Joe. Gliel'hai detto. Ma con chi parli? È qua davanti, guardalo in faccia quando parli in persona, almeno, maleducato. Con la lacrimuccia che scende. No, ma so, non stavo dicendo. E poi dicendo, se posso dire, questo cappotto fa pure cagare. Oh, ecco. Allora, quante, scusate, a termini di vestire, a termini di vestire qua, posso fare le scarpe a chiunque. Che mi, ripeto la domanda, hai mai cagato Calippi? Perché non te ne capita se e ti rispetto una scuola. Come sì, ti chiudi? Ti ripeto, sì. Hai cagato Calippi? Storia lunga. Cos'è un calippo? È un tubo di ghiaccio aromatizzato, tipico Kalpushk, tipico dolce ruteniano. In pratica puoi usarlo come attrezzo per i giochini. No, in cui... no, si mangia, tu apri bocca, fichi bocca, no. C'è la gara di chi riesce a scioglierlo prima. Non c'è nessuna gara! Fa lo non stesso, Bacto, non mi interessa. È un dolce ruteniano fatto di ghiaccio, sciroppo e sciroppo di frutta. Che ti fa cagare. No, si dice cagare Calippi perché è un lungo tubo così di ghiaccio. Hanno anche un gusto? Io non rispondo a questa domanda. Ma esce dal culo quella roba? No, è figurato perché fa così freddo che tu, Calippo, mangi, però caghi anche, no? Perché fa freddo. È finto, non succede davvero. Ma quindi sei vestito di merda? Comunque chiedi scusa, per favore. No, in quel momento, mentre voi stavate parlando, vi girate e vedete John con tipo quattro cappotti addosso diversi per fare... Tre, quattro cappelli. Sì, sì, tipo... Sì, sei vestito di merda. Ma perché John piange? Perché sei stato stronzo con lui, credo. Tanto sto tentando di trovare cappotti decenti. Ma stavo parlando con lui, stavo parlando con... Con? Runi. Con Limerick. Limerick è morto? Sì, circa. Fai finta di avere un trauma, Bacto, fai finta cosa di vuol dire avere fai trauma. Finta di avere un trauma? Cosa vuol dire? Do una testata per terra? No, che trauma? Ma sì, sei pazzo con quello che ha passato? Ma come la tratti? È un trauma che è morto. Io soffro. Ma non è vero che soffri, non ti ho mai visto. Piangi. Perché Limerick è morto. Era un maestro per te. Keller, ti prego, se io muoio, lacrimuccia piccola, tu versi. Piccola, una sola. Piccola lacrima, una. Un minimo di tristezza. Mi do uno schiaffo in faccia. Questo qua va bene come vedi, trauma. Vedi, lei solo pensiero si autoflagella. Sì. Sto piangendo, mi dispiace. No, veramente mi dispiace. Sì, sì, perché tu no? Ma so che è stato un trauma per te, però è morto. Sì, Falla un po' di scena. Sono un po' combattuto su questa situazione. Perché all'inizio sì, però poi no. E adesso quasi quasi... Marto, in che senso all'inizio sì, poi no? Vi ricordate quando Limerick parlava con cose, tipo ogni tanto, pazzo? Sì, era ubriaco. No. Sì. Cioè, sì. Però, no. Stai diventando molto come Limerick in questo momento, io te lo dico, molta paura. Anch'io, è un terrore che sto portando dietro da un sacco di tempo. Ma, avete in mente quando, ecco, lui poteva parlare... Sì. ...con tuo padre... Dimmelo papà. Tu, sai tutto, sei così esperto. No, non era tuo padre. No, non era tuo padre, sì, era tuo padre. Dai, che se ci pensi ci arrivi. Oddio santo, che cazzo ne so, siete tutti uguali. Capisco se ha preso una botta in testa forte. Siete chi? Diventato pazzo? Ma Limerick conosceva tuo padre? Non sto capendo, come faceva a conoscere papà? No, ma non tuo padre, suo padre. Su tuo mio padre? Padre? No, non tuo padre, suo padre. No, ma papà... Mio padre? Ehi, mio padre era un gran signore. Conoscevi suo padre? Conoscevi suo padre? Conosceva tuo padre? Non lo sai, ma conoscevi. Chi? Limerick. Limerick conosceva tuo padre? No, non lì. Ma cosa c'entra Limerick adesso? Cioè, io mi sa che il trauma è molto... Vieni, ti do un abbraccio. Io sono lì che intanto cerco di spiegare mentre sono abbracciato. Colpello in bocca, dall'altro la sua pelliccia. Allora, ti ricordi che Limerick parlava ogni tanto? Parlava con suo padre. Ragazzo. Padre di Limerick. Ma se era ubriaco, dici no, cose a caso. No, non era ubriaco, perché poteva sentirlo. Era anche ubriaco. Ok. Era anche ubriaco. Lui poteva sentire suo padre e sentiva le voci. Sì. Brutta cosa sentire le voci. Ora io sento Limerick. Ecco. Nella tua testa. Sì. Sì. Io direi che forse soppressione controllata è cosa corretta. Deve essere terribile. Quindi
lo senti sempre, non è stato solo quel momento lì. Pensavo anch'io fosse solo quel momento là, ma a quanto pare è sempre qua. Quindi non è stato l'effetto magico della grotta? Cioè, tu adesso lo senti sempre? Sì. Sei un profeta? Questa è una maledizione. Tantissimo, non me l'aveva detto tutte queste cose. La maledizione quindi del coso mannaro? Sì. Il grillo mannaro? Il grillo, sì. Ma quindi tu adesso sei immortale e... senti... guardo, c'era vicino, non mi ricordo chi era. Rune. Sì. Io me ne fotto. E senti le voci nella tua testa? Sento le voci nella mia testa, ma l'immortalità non esiste. Ma l'hai detto la volta scorsa. Ma non... Eri anche molto felice, ma... È anche molto confuso. Ma è un pochettino tipo eresia. Beh, di questi tempi, Rune, chi non è molto confuso? Mi andrei a prendere qualcosa, per cortesia? Dici che cosa brutta, è bello. No, scusate, aspetta, scusami. Quel buco che avevamo fatto nell'altra parte della nave? Porca troia, allora, Rune di merda, quando ci sono le cose importanti rimani qua, però quando cazzo stiamo parlando con te te ne vai? Che cazzo ci fai ancora qui, Valdemar? È la cambusa, è la mia zona. La tua zona? Ma non sei lo schiavo, vai a fare cosa. A parte che Rune, secondo me, è degno di sapere. A parte che, perdonate, Rune, perdona, è una cosa intima tra di noi. Puoi lasciarci da soli? Per favore. Potete andarvene voi fuori dal cazzo della cambusa che sto lavorando ma qua? Ma ci stiamo ancora vestendo. E allora finite di lavorare e per tutti gli oceani andate fuori dalle palle. A parte il fatto che, scusa, molto maleducato, perché senza noi tu già morto, molto male, ma molto male. No, noi, non, noi credo. Non credo. Noi abbiamo salvato nave, cosa no, sarebbe morto, distrutto tutto, morto, distruzione. No, ma credo che non ci sarebbero state tante situazioni. Ci sarebbe stata tutta la distruzione. Scusa, tu sei con noi o contro di noi? Noi siamo tutti la stessa squadra, non c'è un noi o un loro. Perché? Perché, John? Non lo perché? So io! Perché ce l'hanno tutti con me? Non lo so, io l'abbraccio e iniziamo a piangere entrambi. Perché sei ancora qui? Come si chiama il tassoniglio? Il tassoniglio, il nome io del tassoniglio? Io lavoro qui! Aspetta, Rune, senti il rumore di tassoniglio in fondo che chiama? Lo stavano, volevano cucinarlo in cucina prima, esatto. Ho visto? Nessuno vuole cucinare, Terry! Vai a vedere, vai a verificare, metti che muore! Cioè, Rune è la rappresentazione di Luca, comunque. Ma Rune, tu sei felice della tua vita qua? Sento Terry che mi sta chiamando, perché ogni volta che doveva stare con noi se ne va. Quando deve andarsene sta con noi, io ti giuro. Io ho anche chiesto educatamente che vada fuori. Siete rimasti da soli? Sì, dov'è, sono Rune? Immortale. Ma in che senso sei Nel immortale? Senso che non muoio. Anche tu sei immortale? Non ne ho idea. Beh, boh, forse, non lo so. Ti prego. Però aspetta, perché qui sono tutti... No. No, ma già... Perché dovremmo fare una cosa del genere? Ne abbiamo già parlato, è venuta fuori questa cosa qua. Volevate già farlo? No. Quella prova definitiva, però. Ho capito, ma allora, tu oggi ce l'hai col coltello, hai smembrato l'orso, adesso vuoi smembrare lui. No, l'orso è già guarito, perché il tocco di Matushka, do bacino di baletto, torna a posto. Tanto però l'hai smembrato, cioè... Per mia discepola, queste altre. Ma la domanda vera è, ma tu senti soltanto Limerick o senti anche tutti gli altri? Oh mio Dio, dimmi che sento solo te. Sì, senti solo me. Ok, grazie a Dio, sento solo lui. E quindi Limerick sente ancora. Beh, se vuoi posso cambiare voci, però. Aspetta, sta cambiando voci, sta cambiando personalità. Fermati, non farlo, fermati. Hai creato una cosa sbagliatissima. Ciao, sono il 73esimo. Non è vero, sei sempre tu. Sei sempre tu. Ah, sì, è vero, sono sempre io. Vabbè. John, potrei odiarti in questo momento. Ehi, ero davanti a gente la mia. Sono curioso. Per far andare via voci da testa. Non può. Ti prego, sì. Sì? Sì. Vuoi la soluzione ruteniana per far andare via voci da testa? Ah, forse funziona. Sì, sì, prova. Non funziona, ha detto. Prova. Ha detto che ha già provato. Ah, ok. No, non sta dicendo non funziona, lascia stare. Ma è qui dentro, Limerick? Sì. Ma quindi Limerick ti vede? Limerick mi manchi tanto. Ma aspetta, può sentire loro. Lui vede quello che vedi tu? Sente quello che senti tu? Mangia quello che mangi tu? Tocca quello che tocchi tu? Sì, vede tutto quello che tocco. Penetra quello che penetri tu? Sì. E quindi come fai quando vai nei tuoi posti a fare cose? Non sarei più solo. Allora, sono molto in dubbio, perché questa cosa mi eccita un po' e non mi eccita tanto. È come se tuo padre ti vedesse fare l'amore. È tipo terribile. È la cosa più oscena che io abbia mai detto in vita mia. Per tutta la vita. A me non eccita per niente. Oh, finché non partecipa. Tua mamma è ancora viva? No, dai! Ma... È una cosa terribile. John? No, io non ci partecipo, mi spiace. John. No. Tu senti le voci? No. Cioè, sì, sento le vostre voci, ma fine qui. No, le voci nella tua testa. No. Allora non è immortale. Questo è un ottimo test.
Limerick è molto molto bello che tu ci senti. Posso parlare solo con Limerick? Ciao Limerick, mi senti testolina buffa? Sei? Ehi? Certo che ti sento. Certo che ti sente. Ma mi fa impressione perché io parlo con tua faccia, ma tu dici quello che lui sente. Poi chiudo il cappotto. Ti manchi? Pensa come la vivo io. Ti manchiamo? Tu ci manchi molto. La mattina mi sveglio, adesso sento odore di pasta appena fatta, prima sentivo odore di merda. Manchi tanto, manchi nell'aria proprio. Volevo dirti solo questo. È brutto perdere un compagno, ma adesso so che sei nel suo corpo. Ma dici che era innamorato di Limerick? Un pochino. Farebbe molto schifo. Non sta rispondendo. No, beh, l'amore è l'amore. Ma perché era bravo? Non mi mancate perché io vi vedo tutti i giorni. Ha detto che non gli manchi. Non ho detto questo. Va bene. Mi spiace. Molto indelicato. Limerick, queste cose qua. Vado un secondo da Sergei. Lo sai, vero, che io posso far apparire cose nella tua mente, vero? Non fa male. In che senso? Esco offesissimo. Se io penso una cosa, tu stai pensando quella cosa. Non credo che tu voglia. Ricordati che anche al contrario, io posso pensare cose peggiori. Ma io sono già dovunque io sia in questo momento. Sei tu che la stai vivendo male, perché la stai vivendo letteralmente. Io no, io non so dove sono, ma ho già fatto tutto quello che dovevo fare. Per cui scegli che rapporto vuoi avere con me. Okay, tutto bene, vuoi qualcosa da bere? Sì, prego. Sì. Ecco. Scusa, questa dovevo farla. Sta facendo la voce da fantasma. Tanto ha detto che non gli manco, poi è diventato un fantasma. No, ha detto. E di la verità, Olivier. Così. Ha detto che non gli manchi perché è sempre con te. Che bello. Hai visto allora? Hai visto che magari ti permetterà di cambiare. Anche tu ti affezionerai a qualcuno. Digli che per creare un bel contatto tra di noi deve tirarti un pugno. Non glielo dico questo. Ehi, aspetta. Cosa? Mi ha detto cosa? Quindi bella. Anche lui ha sentito il sapore del mitruglio, giusto? Hai sentito l'alcol che ho bevuto? Sui sensi devo ancora un po' affinare. Ha detto che ancora no, ancora no. Volevo chiedergli cosa ne pensasse dell'acqua piovana, vabbè. E dovevo rimboccare un attimo la bottiglia che si stava svuotando. Ma con cosa l'hai raccolta l'acqua piovana? Con la bottiglia, così, sotto l'acqua. Ma da una? Gronda. Bacto, sai che abbiamo ancora un disco? Penso che se sono immortale per sempre. E non c'è un modo per romperla. Aspetta, perché? Ma a me sembra che Limerick, anche se era immortale, tanto immortale non è stato per sempre. Beh, è stato disintegrato, quindi direi che sì, c'è un limite all'immortalità. Funziona così anch'io? Beh, tecnicamente tu non sei proprio... Non è che sia immortali, veramente. Sei più... No, aspetta, quando me l'hai detto, mi hai detto che lo diventavo. Sì, lo so che l'ho detto, ma... Ne fatti un po' strano. Diciamo che sei più... una sorta di carcassa che si muove, cosciente. Che non muore. Doppiamente cosciente. Ma chi? Io, l'essere. No, non puoi morire, no. Allora, a posto. Quindi sei immortale fino a che non ti uccidono? Sì. Ma al limite è tipo, cioè, nel senso, se ti tagliano la testa te la puoi riattaccare o la tua testa rimane staccata e continua a parlare. E il tuo corpo si muove o no? Se mi tagliano organi di riproduzione posso riattaccarli? No. Prova. Non provo. No. Non hai detto di non provare. Ok. Io ci ho provato. Lui se li ha staccati gli organi di riproduzione? Me li hanno staccati. Ah, lui ci ha provato? Glieli hanno? Glieli hanno staccati. Quindi non ti è caduto? Non cade da solo. Però, oddio, che cosa affascinante. Ma Babacto inizia a piangere. Proprio perché era felice aveva sta cosa qua che non sapeva se succedeva o meno. Però inizia a piangere. Nel caso prendessi qualcosa del tipo la peste, la lebbra e ti cadessero pezzi, ti si rigenerano e quindi hai la lebbra infinita? Cioè rimani lebroso all'infinito? No. Ti cade un pezzo e ti ricresce? Oppure ti cadono e rimani uno scheletro? Ha detto che non ricresce. Quindi rimani uno scheletro alla fine. Quindi sei... non morto. Questi test possiamo non farli, che sembra di parlare con Panama? Cioè, io gli tocco il cuore. Batte? Sì. Io ho teoria che tu finché sei vivo, sei vivo. Quando muori, il tuo corpo inizia a marcire. Ecco perché puzzava come merda schifosa Limerick. E se tu ti disintegri totalmente, la tua essenza rimane dentro maledizione. Ecco perché tu senti voce di nostro amico, però muori. Che senso ha vivere così? È una maledizione, è una merda. È tipo una vita extra. Allora, il patto era l'immortalità. Tutte queste cose qua dietro non mi erano state dette. Ma perché l'immortalità? Se fai l'immortalità nulla ha più senso. Non invecchio, sono bellissimo, sono giovane. Che senso ha vivere per sempre? Non ti godi le gioie della vita? Godo un sacco. Tu vuoi scopare?
Sì. Tu, il tuo grande obiettivo. Sì, sempre. Che è una cosa veramente molto futile, perché, cioè, nel senso, se sei immortale potresti fare un sacco di cose per diventare imperatore del mondo, ma va bene lo stesso. Ma se per caso ti sparano e ti feriscono il pisello viene staccato, sei immortale, non potrai mai più fare amore per tutta l'eternità. Esattamente. Beh, anche quando allora, sei in vita, se succede questo, non puoi più fare l'amore per tutta l'eternità. Se tu pensi che l'amore si faccia solo col pipo, hai da scoprire ancora molto, amico mio. C'è tanti modi per fare l'amore. Però diciamo che col pipo è quello dove tu puoi raggiungere stato di grazia. Non possono togliermi un buco. Caila così. Ah, la maledizione, eccola qual era. In verità John si era già staccato da un po' dopo che hai detto la cosa di Panama. Quando hai detto sembravi parlare con Panama, John ha avuto una brutta sensazione e si è rimesso a controllare i vestiti. Quindi? Vabbè, lasciamo stare queste voci, tutto quanto. John non parlava a te, cioè... Mi giro con ancora più cappelli, ancora più giubbotti addosso. Dai, questo lo voglio io. Ne prendo uno. Voglio anche questo. No, aspetta, no, quello mi serve. No, voglio anche questo. Forse avrei potuto parlare anche con te, forse. Ma non così. Io prendo tre cose a caso, ma proprio a caso, non mi interessa. Un cappottone lungo, peloso, degli stivali lunghi. Prendo una sciarpina e ok, io sono a posto. Io non cambio troppo. In verità nella testa di John c'è un pensiero molto semplice. Questi erano i vestiti che avevo recuperato dall'assine scappatoria, quindi probabilmente i vestiti con cui mi hanno imprigionato. Visto che, boh, non so quanto posso essere cambiato nel tempo e visto che voglio ritrovare il mio passato... In realtà ti ho descritto, tu che ti vedi comunque leggermente diverso la volta scorsa, eh? Che eri molto più curato, la barba più corta, rasato sui fianchi... Esatto, cioè... Sapendo di essere cambiato tutto, almeno quello che posso non cambiare nel mio aspetto è evito. Quindi in verità pantaloni, camicia e fusciacca li tengo. Aggiungo solo un cappotto nero lungo, tipico da pirata. E tengo... Corsaro. Corsaro, giusto. Cosa? Corsaro. Sto pensando! Non puoi sedere i miei pensieri, che cazzo! Perdona. Tengo soltanto lo spallaccio col mantello, l'altro invece lo tolgo per essere un po' più leggero. Appena finisci di vestirti, ti raggiunge un secondo Runei, che appunto dice il comandante Stinger vorrebbe un minuto nella sua cabina, quando hai tempo. Mm-hmm, sì, certo. Che ne dici? Salutami, Runei. Non è il mio colore? Signori, ci chiama il capitano, andiamo a vedere cosa vuole. No, il cappottone. Non ha detto questo. Io, da solo? Sì. Ma ho bisogno del supporto morale, perché sono una persona sensibile, debilitata e con dei seri problemi. Soprattutto di alcol. Ah, io con quel coglione non ci voglio parlare, sennò gli tiro un pugno. E esco. Andiamo da soli, va benissimo così. Vado verso la cabina di Stinger. Chi rimane in cambusa? Kyla e Leo. No, io esco. Se posso, mi vado a mettere da sola, tipo seduta sul cornicione della nave. E rimango lì a guardare il mare, il ghiaccio, quello che c'è. Leo? Io vedo tutti quanti... Aspetto che vedo che se ne sono andati. Se ne sono andati tutti quanti. Mi metto in un angolino proprio appartato dove nessuno possa vedermi. Ti rimetti più o meno nel posto che avevate ritagliato. C'è ancora la piccola fortezza di John con i cuscini. Il mio regno. Ti rimetti lì e sei nascosto da una tendina di tessuto. Ok, ma domanda. Dimmi. Perché se c'erano tutte queste cose extra hai voluto lo stesso darmi sto potere? Cioè? Anche se so esattamente cosa stai pensando, ma è molto utile che tu impari ad esprimere. Il fatto che io marcisca, il fatto che sono immortale, non immortale, non si capisce, il fatto che tu sia morto. La maledizione, a quanto pare, ti fa capire delle cose anche dopo la tanto agognata morte. Quindi ci sono delle cose che io non potevo dirti perché, obiettivamente, prima di entrare in questo limbo, non ho idea di dove sia, di dove mi trovo effettivamente. Non ero completamente consapevole, quindi non potevo dirtele. Ok. Se te le avessi dette, cosa avresti scelto? Qui si... restatemi in silenzio, ho anche un po' la pelle d'oca perché da un certo punto di vista mi viene da dire subito no, non l'avrei scelto, però poi mi viene da pensare... No, non l'avrei scelto o... Non è facile. No. Ma la parte principale, perché se sapevi che saresti morto mi hai dato questo potere? Perché? Perché sacrificarti così? Perché lasciarmi qua da solo? Da solo? Sei da solo? Hai tre compagni? Hai
un qualcosa nella testa che può aiutarti quando ne hai bisogno? Hai un superpotere? Sei da solo? Non sono da solo, hai capito cosa intendo. Perché te ne sei dovuto andare? Perché tu non potevi diventare immortale altrimenti, no? O quello che sei. Ok, va bene, ma è palesemente un capriccio. Perché morire per un mio capriccio? Perché era un mio capriccio. Perché morire per qualcosa di cui desidero ma non ho bisogno? Per egoismo. Nella cabina del capitano, nel frattempo, il buon John, immagino, stia bussando. Avanti. Eccomi. La cabina del capitano l'avevi già vista. Era quella di Panama. Di Panama, certo. Ovviamente adesso è cambiata leggermente, non troppo, ma la riconosci facilmente. Adesso la postazione dei mobili è quella. Vedi al centro della stanza la famosa botola che ti aveva portato giù. Sì, dove c'era il laboratorio. In questo momento Stinger è sul tavolo con alcune mappe di navigazione e una bottiglia di rum. Signor Doe, venga. Mi avvicino e metto la mia bottiglia di fianco alla sua bottiglia. Dove l'ha trovata quella? In una discarica. Io ho un dubbio. Sarò breve e conciso con lei. Come fa? A non morire avvelenato per quello che metto nella bottiglia? Me lo chiedo spesso anch'io. No, come fa a convincere le persone a seguirla? Penso si che guardi. Sì, ha preso un paio di cappotti giù dalla cambusa. Allora, mi hanno già insultato per il mio stile, sono ancora molto sensibile, ho già pianto. Non mi faccia piangere di nuovo. Non è una questione di stile. Ecco. Ho parlato con Siruela in queste settimane in cui lei non c'era. E con Marcus. Brevemente anche col mio amico Macete. Tutti e tre dicono che lei è riuscito in qualche modo, in una situazione assurdamente contraria al loro volere, a farli ribellare al potere. Non faccia lo scemo con me, signor Doe. Cosa ci nasconde? Vorrei saperlo anch'io. Da dove viene? Non lo sa? Ok, Stinger. Le offrirei del rum, ma vedo che è già attrezzato. Sì, sì, sì. Non si può. Boh, oddio, se vuole farmi un rimbocchino, non dico di no. Non si rimboccano i... Cos'è quella? Una bottiglia? È tutta rovinata. Se vuole le do un bicchiere pulito. No, no. Mi sono affezionato a questa bottiglia. Mi ricorda un po' la mia situazione. Un oggetto che nessuno voleva, che ha buttato in una discarica, ma che ha ritrovato nuova utilità e vita. Ha ragione. Io effettivamente nascondo qualcosa. Il problema è che l'ho nascosto talmente bene da non saperlo neanch'io. O meglio, o chi lo voleva nascondere a me me l'ha fatto nascondere molto bene. Ho delle idee, ma non molto chiare. Sono evaso dalla sinescappatoria, vecchio mio. Hai presente? Non ho idea di cosa sia la sinescappatoria. Prigione segreta fatta da una metà della Colossus, la 1, non quella che abbiamo fatto distruggere. La Colossus 1 è affondata molto tempo fa in mezzo all'oceano. Esattamente, io sono rimasto imprigionato da quelle parti per tipo 70 anni a spanne, circa, una roba del genere. E boh, chissà. Non è la cosa più strana che mi hanno raccontato. Quindi lei, signor Don, non ha assolutamente idea dove viene, ma ancora meno di dove sta andando. Dove sto andando? No, non mi sto interrogando su questo, Stinger. Non si è mai chiesto se c'è qualcosa di più dietro alla sua capacità e competenza di riuscire a far alimentare il fuoco delle persone in una ribellione? Senso di giustizia? Molte persone passano la loro vita a cercare la giustizia e alla fine muoiono impiccati. Hai mai sentito la storia di Aiden l'Appeso? Forse sì, ma indovina un po'? Non se lo ricordo. Rinfresca mia memoria. Aiden è una leggenda brecone. Giù da noi siamo matti per i ponti. Quest'uomo è stato impiccato per un crimine che non aveva fatto. Da allora leggenda narra che chiunque riuscirà a trovare il modo per rendergli giustizia libererà la sua anima da quel ponte. C'è chi dice che si sente ancora di notte il lamento di Aiden che chiede aiuto. Bello. La storia. Lei non ricorda il suo passato. Potrebbe essere una storia simile a quella di Aiden.
Potrebbe. Il problema è un altro. Per 70 anni, o giù di lì, o quanto è stato, sono rimasto effettivamente fuori dai giochi. Non so che uomo ero e non so se voglio davvero saperlo. Magari ero giusto, magari ero un buono, magari ero un eroe e semplicemente ho pestato i piedi alla persona sbagliata. Ma credo che se vieni dimenticato così in fretta e per così tanto, non avessi una grande caratura come persona. Il signor Panama come mai non si è reso conto che lei era una persona che sopravvive per 70 anni? Non lo so. E mentre lo dico guardo verso il laboratorio. Forse sono stato lento, non ho avuto il tempo di infilarmi in uno di quei tubi. Se le cose fossero andate diversamente, magari sarei potuto essere uno di quei poveri disgraziati che abbiamo salvato. Ma le cose non sono così. Inutile pensare ai sé. Meglio pensare al presente. Una direzione? Non ce l'ho. Sicuramente la direzione che voglio prendere adesso è quella che mi allontanerà il più possibile da ciò che ero. E se sbaglierò nel tragitto, beh, forse me lo meritavo, forse no. C'è solo un modo per scoprirlo, vecchio mio, no? Andare avanti. Alla via così dicono. Ultima domanda. Con chi era alla... cos'è che ha detto la Sin? Sin è scappatoria. Con chi era in quella prigione sottomarina? Con i miei compagni, tranne il ruteniese, lui l'abbiamo trovato per strada. La mia compagna, Kayla, è stata imprigionata lì per un motivo non meglio definito. Credo che abbia rubato qualcosa a qualcuno di importante, non ne abbiamo parlato ancora bene. Mentre Bacto era lì per lavoro, era un assistente del capo carceriere. Il signor Carlo Scoretti, della Feluca. Sì, si è presentato... quando eravamo a Cala dei Venti. Una prigione solo per tre persone? No, c'erano un altro bel po' di personaggi, fra cui un grosso uomo pesce che ha fatto affondare l'intera struttura con una scelta interessante. Saranno almeno 30 anni che non vedo un uomo pesce. Sono rari. Ah, quindi quella sirena che abbiamo liberato... Sono estremamente rare, ma esistono, come esiste il Kieran Cron. Certo, la Navigavia non è posto per quegli esseri. Non è posto migliore per loro, o forse siamo noi che l'abbiamo reso tale? Noi teso in senso molto generico. No, eh? Certo. Bene, signor Do. Almeno qualche risposta l'ho avuta, seppur non soddisfacenti. Mi spiace, però le voglio dire una cosa, Stinger. Prego. La nostra avventura sull'isola mi ha dato mostra di un lato di lei che non conoscevo e che ho molto apprezzato. Il suo passato con il signor Macete lo trovo estremamente interessante. Già mi aveva dato modo di fidarmi di lei e questa fiducia ha trovato rinnovata fiamma, se così possiamo dire. Chieda pure quello che vuole. Io, per quanto potrò, per quanto la mia memoria me lo consentirà, sarò totalmente sincero con lei. Una mano lava l'altra e insieme lavano la faccia. Corretto. Signor Do, se non vuole un goccino di rum, è libero di andare. Le propongo un brindisi. Certo. A una rinnovata amicizia. Vedi che ti guarda male perché lo fai con la bottiglia. Sì, sì. E mi raccomando, ci tengo molto alla Crimson. È con me da talmente tanto tempo, hai visto talmente tanto del mio sangue che siamo praticamente parenti. Io tengo molto questo equipaggio. Prenda congedo. Ci vediamo a pranzo, Stinger! E vado. Io mangio incamandinato. Esco, dice... Cazzo! Sul ponte della Crimson... Io mi sono presa un attimo per stare da sola, immersa nei miei pensieri. Sto seduta sul cornicione della nave e rimango a guardare il mare. Tu guardi il mare? Il mare è abbastanza calmo, anche se comunque la nebbia ti impedisce di vedere troppo distante. Non c'è una nebbia da impedire la navigazione, però siete all'interno di un bel banco. Ogni tanto vedi dei pezzi di ghiaccio che si muovono sulla superficie dell'acqua. Il rumore proprio delle onde che si spezza sui pezzi di ghiaccio ti rilassano un poco. Però in lontananza senti come un qualcuno che sta cantando, una voce femminile. La sento è ma non la vedo. No, è molto in lontananza. Ascolto. Io non ti voltare indietro,
senti, ma proprio è lontana, devi stare proprio lì così a sentirla. Però si sta avvicinando. Mi ricorda qualcosa questa melodia? No. No, non mi pare di averla mai sentita, voce... neanche da Bacto che cantava. No, è una voce di donna, molto soave, suadente, è molto piacevole da sentire. Allora, io provo a salire sull'albero maestro, molto velocemente. Più sono in alto, più probabilmente riesco a... ho un campo visivo maggiore. Ti metti sul cesto in alto. E punto con lo sguardo la direzione in cui arriva la musica. Riesci a capire da che direzione viene. È proprio dal davanti della nave, come se la nave stesse andando verso quella direzione. Esattamente in quella direzione. Ah, non preciso dritto, però leggermente spostato verso la sinistra. Chi sta guidando la nave? Il timoniere. Ah, ok. Ci avviciniamo? Qua senti sempre più forte. La senti? E io. Ok, scendo a questo punto dalla nave e mi soffermo a guardare in quella direzione. Immersa nel banco di nebbia, vedi questo piccolo promontorio di scogliere e sopra vedi quella che ti sembra essere la ragazza che avete salvato nell'antiregno, la sirena. Ok, e sta cantando. Noi non stiamo però andando in quella direzione. No. E mi soffermo a guardarla. Sta cantando mentre sta lisciando i capelli. Si sta mettendo a posto la chioma dei capelli. E canta come se stesse cantando per se stessa. Io c'ho tipo i sensi di ragno su. Io non lo chiamo Bacto, non so se c'è Olivia da qualche io parte. Io sono questa sulla prua della nave, sono seduto proprio a gambe incrociate, questo che è vicino. Proprio sono felice di tornare a casa. E siamo così abbracciate, gli parlo in ruteniano, okay, che tu non capisci. E sto praticamente dicendo: ah, torniamo finalmente a casa, immaginati quando vedremo le steppe fredde. E vieni, racconto tutti dei posti, delle. E senti anche tu questo leio. Io non chiedere di più. Io alzo, innanzitutto mi preoccupo, ho detto, sirene, abbiamo appena visto sirene, allora metto le dita. Mi avvicino comunque, mentre stiamo andando, mi avvicino al maestro e mi affianco a lui e continuo ad ascoltare. È la sirena che era in quell'acquario? Quella bella bella dell'isola Fumosa, della città di Fumosa. Mi pare che sia proprio lei. Effettivamente, ora che guardi e lei, Kayla, ti indica la direzione dove guardare. Io rimango un po' imbambolato, la guardo e faccio, che bella che è. È molto bella. Chissà che cosa sta cantando, volevo ascoltare le parole. Che cosa mi suscita questa canzone che canta? Una nostalgia incredibile. Nostalgia incredibile, sì. Ok. Allora, il voler tornare a casa. In questa nostalgia, in un certo senso, sento come se avessi una nuova casa qui con gli altri. Però ripenso al circo, ripenso ai miei fratellini, ripenso ai bei momenti, ripenso anche a quelli un po' più spiacevoli e continuo a guardarla. Voi adesso siete seduti o in piedi? Sono in piedi. Sì, sono in piedi vicino, cioè, a lei. Cioè, sai, tipo, sono proprio in piedi attaccata al cornicione che guardo in quella direzione. Cosa provo anche io soltanto? Anch'io penso a cose del passato. Tu già in generale provavi una po' di nostalgia perché stai tornando a casa, quindi non senti una sensazione particolarmente diversa. Se tu sei in piedi, appena ti muovi un attimo ti rendi conto che stai perdendo l'equilibrio. È come se fossi in una burrasca, cioè cadi a terra. Ti sorreggo. E anche Kayla, appena si stacchi la connessione, ti rendi conto che avete un po' il senso dell'equilibrio in difficoltà. Ma è colpa della nave? La nave non è, non si sta muovendo. Okay, è come quindi... se foste ubriachi, ma di cosa? Fermi. Lo so che state guardando un episodio di Navigavia, ma devo dirvi una cosa. Il 21 di gennaio saremo ospiti all'UmbriaCon, che non è l'UmbriaCon, perché l'UmbriaCon è un'altra roba. L'UmbriaCon, cioè la convention in Umbria tra Perugia e Assisi. Mi raccomando, non mancate, 21 dicembre, solo domenica, non ci saremo sabato, solo domenica,
e avremo tantissime sorprese per voi. No, in realtà non ho idea se avremo delle sorprese per voi, per il semplice fatto che oggi è il 30 di dicembre e sto registrando da solo questo video in previsione di andare a in Umbria e ancora non so bene bene cosa fare, insomma qualcosa mi inventerò. La voce di Victor riecheggia nella stanza. Essendo comunque abbastanza vuota, l'eco si espande probabilmente anche nelle altre sale. E sapete che nelle altre sale qualcosa aspetta nell'ombra. Davanti a voi Victor guarda Ben Ben e Alba con gli occhi sgranati. Cosa avete fatto? Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Avete attivato il meccanismo! Abbiamo stupidi! Abbiamo attivato il meccanismo! Quale meccanismo? Guarda Mira, con queste persone saranno in giro? Beh, sorpresa. Il potere? Il potere finisce sempre così. Il caos. Se tutte queste regole che abbiamo messo su in piedi non sono riuscite a bastare per proibire questo, puoi immaginare quanto la tua sete di potere può riuscire a fare qualcosa. Niente può tenere a bada il caos, niente. Questa è una lezione che né l'intera routine ha imparato e, beh, tantomeno tu. Questo è il momento di farsi due esami di coscienza e aiutarci a metterci in salvo ora, finché puoi ancora essere utile. Vieni. Io aiuterò solo una persona, aiuterò me stesso. E si lancia addosso a Mira, tirate i vostri approcci. Io posso fischiare per sentire se c'è ancora il mio gatto? Il tuo gatto è stato mangiato dall'uomo pesce. No, non me. È stato mangiato dal pesce. Il mio gatto è ancora lì. Sì, il tuo gatto è ancora lì. Gabrio, dichiara il tuo approccio. Io gli sparo, le pistole in mano gli sparo. Ma io, come prima, vigore e rissa. Io uso anche io rissa per buttarmi ad aiutare Mira. Fai da scudo? No, semplicemente voglio dare fastidio a Victor, quindi magari farlo inciampare o cercare di non farlo stare in equilibrio. Ti ho fatto questa domanda perché, in caso tu mi avessi detto che volevi fare lo scudo, era risolutezza e rissa. No, in questo caso qua è grazia e rissa. No, perché non è corpulento, quindi avrebbe quindi poco grazia. Senso come approccio. Ok. Sì, sì. Adrian, Mirai? Cerco di bloccarlo fisicamente, impedirgli di fare danni e cercando di parlargli. Certo? Tu puoi fargli pressione. Sì. È una meccanica che adesso ti andrò a leggere perché non mi ricordo mai dov'è. Eroi malvagi possono usare le abilità per ricattare, sedurre, tentare o influenzare le azioni di un personaggio. Questo uso è detto pressione. Quando un eroe o malvagio mette pressione, costringerà il suo bersaglio ad agire in un certo modo, oppure dovrà spendere un incremento aggiuntivo per intraprendere un'azione differente. Attaccare te uso un incremento. Per attaccare loro mi costa un incremento aggiuntivo. Okay. Dichiari di fare pressione con convincere? Sì. Volendo puoi anche usare empatia. Empatia, sì, sì. Quindi il tuo approccio è panache e empatia. Gabrio, tira i tuoi tantissimi dadi. Due incrementi. Male. Alba invece che fa? 3. Quanti ne fa Ben Ben? Io non ho capito cosa devo tirare. Io vorrei utilizzare la mia spadina per tagliargli tipo le cinghie dei pantaloni e farglieli cadere per distrarlo. E allora quella è grazia e mischia. Posso ritirare un dado? Ho un incremento. Un incremento per Ben Ben. Festa grande, ragazzi, festa grande. Mi serve un dado. Ok. Tutti tiri altissimi. Tira un 4. Cioè 5 punti incremento. 5 incrementi. 5 incrementi. Tocca a me. Solo 2. È difficile che vengano 2, Lo so. Erano tantissimi. Funzione di servizio, ho fatto 9 incrementi. Beh, io ho fatti 2, master. In che modo? Io 1. E con 16 dadi. Tocca prima Victor. Voi vedete che si è lanciato Victor addosso a Mirae. Nell'impeto del lancio gli ha subito fatto una spazzata bassa che l'ha fatto cadere a terra, provocandogli una ferita. A quel punto lo afferra per i piedi e lo fa roteare come se fosse un stacco di patate. Okay. Lo sbatte a terra
vi fa un'altra ferita. Oh no, la mia uniforme è tutta rovinata. A quel punto ti scaraventa a terra, ti prende per la tua uniforme in parte strappata, ti solleva in alto e usa una manovra del suo duello, dello stile tipico ruteniano, lo spezza schiena. Ti solleva in alto, ti gira con la schiena verso le ginocchia e fa spam! Porca. Ma nessuno di noi può intervenire? No. No. In quell'attacco, essendo una manovra del suo stile di duello, ti infligge 5 ferite immediate. Porca. Quando senti la tua schiena fare crack, ti lancia a terra, il dolore fisico è talmente elevato che senti che nel prossimo turno dovrai utilizzare un incremento in più per fare qualsiasi cosa. No. Ti guarda, ti fissa e fa: è questo il potere? Il potere di leccare la polvere? Beh, tutti siamo fatti del polvere, quindi tornerai presto qui da queste parti. Quindi abbassati che ti faccio vedere io. Ti tira un calcio nello stomaco, no, perché ha ancora più incrementi di te. E passa a 5 incrementi e ti fa un'altra ferita. A un certo punto riesci a raggiungere la mappa centrale. Ok. Tocchi con la schiena il rilievo della mappa. Ti si avvicina nuovamente, ti prende per il bavero. Cosa, scusa? Non ho sentito. Il rumore dei miei calci copriva la tua voce. Allora io tasto il rilievo della mappa, non è un pulsante, no? No, ti sputo in faccia. Allora, no, ok. Sì? Sì. Ma io temo che sia un cambio di approccio. Mm. Perché? Ah, perché è empatia. Sputare credo sia mira. Allora, no, ha ragione, nel caso, anche se nel caso fosse mira, sicuramente non è empatico. Eh no, no, direi no. Beh, se lo fai con rabbia. Quindi se vuoi farlo ti costa tre incrementi, perché ti ricordo che la prossima cosa che devi fare, visto il colpo sulla schiena... Quindi spendo uno per quello, più un altro per dirgli... Ah, sai che non è necessario fare tutto questo, vero? E cosa dovrebbe essere necessario fare? Io lo so. Ah, quanto è difficile vivere in questo paese! Ti solleva e adesso siete uno avanti l'altro. Tocchi comunque coi piedi per terra, anche se sei... Beh, grazie di sostenermi. Possiamo ancora trovare un accordo. Tu e io facciamo parte della stessa dinastia. Ah sì? Sì. Bella cazzata. E ti tira una ginocchiata nello stomaco. Quindi mi rimangono 3 incrementi. A lui 4. Dopo che ti ha detto ah sì, ti lancia nel bel mezzo della mappa. E lo fa apposta. Sì. Non ci sono pulsanti. Ti lancia nel mezzo della mappa, okay, e lanciandoti colpisci una delle assi che ben bene Alba hanno spostato e senti che si sta spostando. Ah, ok. Quando colpisci con la schiena l'asse ti fai 2 ferite, quindi sono 2 incrementi. Benissimo. Ok. Hai voluto far pressione? Sì, sì, sì. Sto cercando di continuare a premere e... Pulsanti che non ci sono. Ah, pressione in quel senso. Ho sbagliato. È pressione sul pavimento. È una pressione psicologica, è pressione. È la pressione sul pavimento. Ci si sta avvicinando con passo deciso e lento. Sai, io mi sarei scelto un vestito diverso per un'entrata in scena così. Non ti dona per niente questo colore. Se vuoi essere tu il nuovo capo di Ruthenia, dovresti davvero imparare a presentarti. Sai, potresti prendere un esempio da Rebecca. È incredibile come il tuo cervello ti abbia portato per errore a una delle soluzioni che salveranno Ruthenia. A quel punto si toglie la giacca. Ok. È a petto nudo. Contrariamente a me, è estremamente fisicato. Ok. Molto bello. Quasi più bello di Roberto. Ma infatti qua, io ho visto questa scena, sta partendo il pavone. Te non ti preoccupare. Io uso degli ingredienti per spogliarmi, ti lo dico già. Vedete? Vedete? Volevate una scena di sesso. Finalmente. Vedete il petto di Victor che è martoriato da delle bruciature. Sembra che probabilmente in passato abbia ricevuto delle ustioni. Questo è il vero potere! Poter prendere le persone, schiacciarle sotto i miei calci! Sì.
Temo che questo potere però sia un po' logorante. C'è un motivo per cui Rutenia è sopravvissuta per così tanto tempo, è perché non concentra il potere nelle mani di solo pettorali duri. Possiamo fare di meglio. Possiamo fare. Hai un talento nel fare cose terribili, ma hai un talento. Possiamo insieme lavorare per riportare la Repubblica prima che sia troppo tardi. Aiutami a sigillare una volta per tutto questa cosa. Vedi questa mappa? Non è una mappa di potere. È una cosa che distruggerà sia te che tutta Rutenia. Quindi aiutami ora finché c'è speranza e sarai tu il salvatore. Io non voglio potere. Io non sono interessato a diventare a capo di niente. Vedi che ti sta ascoltando. Il che lo converto a le ferite in Seven Sea, contrariamente magari a Dungeons and Dragons, che ci sono ferite fisiche, specialmente quelle dei villain, sono ferite sia fisiche che psicologiche. Hai usato il tuo incremento per cercare di convincerlo questa cosa qua. 6-2. Sì. Tocca ancora a lui, che ha pari merito con Alba, ma i villain, siccome sono aggressivi, attaccano prima. Non intende diminuire la pressione che Mira ha su di lui, quindi continua a parlare con Mira. Sono pronta, arrivo. Tranquillo. Tanto sto benissimo. No, ma infatti, sì, stai una favola. Sto andando alla grande. Bijou. Ti prende nuovamente per il bavero e ti dice: sai una cosa che mi piace di te? È che sei una specie di ascensore. Sali e scendi! Dum, di faccia sulla mappa. Si crepa una montagna e te cominci a perdere sangue dalla fronte. Tasto, non niente, pulsanti. Non ci sono pulsanti! Tocca ad Alba, che finalmente ha visto tutto questo davanti a sé. Ok. Io sono incazzata perché in tutto questo io volevo esplorare. E quindi corro verso Victor e non lo so, gli salta addosso prendendolo a pugni, urlando, quindi gioco un incremento. Certo. Urlando: stai rovinando la mia scoperta! Posso giocare un altro incremento? In realtà puoi giocare la mia faccia quella rovinata, ma okay. Esatto, ok. Puoi giocare tutti gli incrementi che vuoi anche subito. Ok. Però attenzione, perché voglio essere chiaro, si possono utilizzare gli incrementi anche per evitare una ferita. Rimanere a zero incrementi equivale che ogni volta che io attacco voi lo prendete completamente. Ok, quindi finisco di prenderlo a cazzotti. Poi prendo, gioco un altro incremento per dargli un bel calcio nelle palle urlando: tutto questo machismo e tutto questo fisicazzo che stai facendoci vedere mi ha rotto i coglioni! Ha rotto i tuoi coglioni! E gli do un bel calcio nelle palle. Il fatto che tu abbia dichiarato l'attacco, lui usa un incremento per fermare il tuo piede. Mm. Ah sì? Alloide, questo è quello che volevi fare? Un calcio nelle palle? Mm-hmm. E tira una slegna. Mm-hmm. Pam! Che ti fa volare vicino a Mira. Ma se io gioco un punto eroe per usare l'oggetto distintivo per evitare un numero di ferite pari al numero di incrementi spesi più il tratto più alto dell'eroe. In questo caso qua ti usavo un incremento solo, quindi te ne hai fatta una. Ma sì, se vuoi, mi ruoli il fatto che il tuo occhio in qualche modo ti fa schivare il danno. Quindi parte il pugno. Ma io prendo il mio occhio, lo acceco, lui mi manca e io riesco a schivarlo. È a zero incrementi, se vi può interessare. Pari merito, allora, Mirae e Roberto. Guardo i Montoya, faccio l'occhiolino, io ho le pistole, do un attimo le pistole ai Montoya. Mi a tolgo chi dei due? È indifferente. Non a quello, no, che ha le fiamme in mano, l'altro. Okay. E mi tolgo il giaccone, mi tolgo il gilet e anche la camicia, riprendo le pistole e per questo ti giuro uso un incremento per farlo, perché è giusto così. Però mi devi cambiare approccio, perché questo è allettare. È allettare? Allora non uso l'incremento, in realtà mi spoglio e basta per adesso. Ma in realtà lo sta facendo per se stesso, non per gli altri. Mi sto allettando. Cioè, si sta. Poi con le pistole mi tocchi che pezzo. È un allettamento. Cerchiamo di rimanere nel mood. No. Io vedo questa cosa, quindi tiro fuori il mio fisico, con un passetto mi metto davanti a lui, che ho le due pistole in mano, lo miro e sparo due volte. Pam pam. Come funzionano le armi da fuoco? Me lo stavo chiedendo anch'io. In Seven Sea. Le armi da fuoco provocano automaticamente una ferita drammatica, più un numero di ferite equivalente al numero di incrementi utilizzati. Ok. Cioè, se tu usi un incremento, fai una ferita drammatica e una ferita. Io ho due incrementi, quindi uso un incremento per sparare con una pistola e un incremento per sparare con un'altra pistola. Perfetto. Tu quindi gli faccio due ferite normali e due ferite drammatiche. Esatto. A torso nudo. E dopo che gli ho sparato, lo guardo in faccia. Olè.
Olè. Per ricaricare una pistola costa 5 incrementi. Ma tanto io non la ricarico. Te lo faccio perché sono a colpo singolo, quindi... Ok, ho finito i miei incrementi, Master. Victor... Ti fissa e senti un brivido sulla schiena. Quando però si piega per attutire il dolore, intravedi un tatuaggio sulla schiena che non avevi visto prima. Poi si ritira su. A chi tocca? Roberto ha finito gli incrementi? Sì, due ne avevo, sparate. Perfetto. Due volte. E abbiamo Mirai con due. Due. Sì. Beh, uso un punto eroe per chiamare il mio gatto. Che finalmente Nova ti ritorna. Ok. Guarda che sono in fine vita. Miau. Dove cazzo sei stato? No, in realtà vedi che sembra che probabilmente abbia sia scappato da qualcosa. Non è ferito gravemente. Però vedi che tu arruffato. Sì, ok. No, Nova, ho un favore da chiederti. Non ti piacerà. Cioè, te ne frega niente che sia andato. Niente. Miau. Siamo. Miau. No, non abbiamo niente. Siamo un team, lavoriamo, facciamo cose pericolose. Io non è che mi sono tenuto al sicuro, come miau, puoi ben vedere. Miau. Non è allora, che... Adesso lo farò a me il gatto. Questa volta devi andare a cercare. C'è un pesce. Molto grande, molto pericoloso e molto incazzato perché l'abbiamo ferito. Miau. Sì, lo so, infatti lo so che lo sai. Devi attirarlo qui. Devi andare. Lo so, lo so che hai speso tutto questo tempo per scappare. Ma Anusa, ben, ha un pezzo della sciarpa. Devi seguire l'odore della sciarpa bruciata che era legato a ben. E ora è là fuori da qualche parte. Tira, vai e tira il pesce qui, ora. Miau. Gatto unico eroe. Vediamo quanto al nostro eroe in uniforme gli piacciono i pesci. Ok, il gatto scatta nell'oscurità. Hai usato il punto eroe per chiamarlo e sì, un incremento che usi per... empatia per parlare col gatto. Perché dobbiamo empatizzare. Certo, ovviamente. Ferite che ha. Pari merito. Ben e Mirai. Vai. Io vedo che Victor sta fissando molto intensamente e aggressivamente il mio capitano. E allora tiro fuori la mia sciabola e gli taglio la cinghia dei pantaloni. Uso il mio unico incremento per tagliargli le cinghie dei pantaloni così che i pantaloni gli caschino e gli rendano difficili i movimenti. Ed è questo quello che fai, scatti nel momento in cui si sta ritirando su dai colpi di pistola, tagli la cinta e il pantalone cade. Però... è palesemente un pinguino. Allora, diciamo che ha saltato un po' di giorni di gambe. Ah, quindi... Ah, ok. Però ne ha tre. Ah, la dotazione militare? La famosa dotazione militare. Ah, ok. Però comunque i pantaloni gli danno fastidio. Beh, sì. Sono alle caviglie. Anche a me adesso. Anche a Roberto adesso danno fastidio i pantaloni. non ridicolizziamo. Va bene che navigavi, però si chiama. E ben ha usato il suo incremento. Uh-huh. E vabbè, Mira è l'ultimo. Come ultimo incremento, io ho ancora empatia. Visto che a me il vestito sopra si era strappato, lo tolgo e lo lancio sopra di lui per coprirlo. Per dirgli, mettiti qualcosa addosso. Ma è tipo un combattimento tra i NPC nudi. Non è troppo tardi. Corriamo tutti quanti un pericolo molto grande. E moriremo tutti. Qualsiasi cosa sia che ti sei immaginato, qualsiasi cosa del potere ti ha convinto che questa sia la risposta, palesemente non lo è. Aiutami a trovare un modo per uscire da qui prima di morire tutti quanti. Va bene. Okay. E aiutami a trovare un pulsante su questa mappa. Ma basta, questi pulsanti. Io vorrei fargli molto male in modo che perda i sensi. Non so se siamo vicini a questa cosa, non lo so, speriamo. Perché voglio vedere il tatuaggio. Quindi niente, uso il mio ultimo incremento visto che lui, non lo so, mi avevi detto che era di schiena così. Sì, adesso ha un cappotto sopra. Lo so, però, infatti. Però hai i pantaloni alle caviglie. Io gioco il mio ultimo incremento per tipo arrivargli sopra così. Bam! Non mi sono fatta male. No, faremo finta di niente. Cade a terra e però comunque ha ancora il cappotto sopra di Mirae. Avete finito tutti gli incrementi, quindi si attiva un clock. Quando Victor viene schiantato a terra da Alba, il rumore che vi immaginate dovrebbe essere questo. Invece è splosh. Un po' d'acqua si sta creando sul pavimento.
Cosa abbiamo fatto? Non lo so. Signori, si dichiarano nuovamente gli approcci. Se utilizzate lo stesso approccio non avete dado bonus, se cambiate approccio lo avete. Chi ha ferite drammatiche? Solo Adrian, sì. Corretto? Quante ne hai? Due. Due? Quando un giocatore ha due ferite drammatiche, come viene convertito? La situazione si fa più seria. Quindi io guadagno due dadi bonus. Quindi ora tu hai due dadi bonus? Sì. Ma io no, io ne ho uno. Tu ne hai uno solo. Ah, ovviamente se per ogni due ferite drammatiche guadagno due dadi bonus. Certo, perché no? Io cambio approccio, non uso più mira perché non posso più sparare. Uso le pistole, le giro nelle mani e le uso come club. Ok, mischia. Quindi ti tiro, grazie mischia. Vigore e mischia. Ok, e siccome ho Ben Belli di fianco che ha la spada sguainata, gli do un punto eroe per aiutarlo. Io guarda, stavo scambiando. A posto. Cambio... Approccio, grazie. Metto grazia e notare, perché secondo me ci servirà. E aggiungo un dado. Ah, ok, allora li tiro anch'io intanto che mi sono scordato. Sì, uno. tirate. Ben Ben, due. Cosa vuol fare? Ci ragiono un secondo. Quattro incrementi. Sì, ho fatto solo roba. Aspetta, questo è un 10. Cinque incrementi. Io 4. Io pensavo di utilizzare mano lesta per mettere qualcosa di esplosivo addosso a Victor. Il problema è che non abbiamo niente di esplosivo. Lo so. Stavo infatti pensando se lui tipo gemelli. Un pacco molto esplosivo. Se potevo effettivamente. Allora. E il problema è che nessuno di noi ha. Cioè, sì, della polvere da sparo c'è, però stavo pensando ai gemelli. Che io avevo una cintura esplosiva, l'ho usata. Sì. Che armi ha Victor addosso? È a parte i suoi pugni. È nudo. Ha solo i suoi pugni, non è lui. Ha i pugni nelle mani, Roberto. No, io sono Roberto, Victor. Non ha anelli, non ha monili, niente di niente di niente. È nudo, ok. Però io non voglio che Victor muoia, quindi... Ok, l'approccio di Ben Ben è semplicemente quello di cercare di impedire il più possibile a Victor di fare danno ai suoi compagni, quindi cerca di proprio di mettersi in mezzo alle sue gambe, di fargli tipo... quando ti fanno la vecchietta, tipo col ginocchio. Ti fanno la vecchietta. Sì, ti fanno di fargli sgambetti, di mettersi dietro di lui per sbilanciarlo. Grazia quindi, e atletica. Sì, esatto, cioè, gli dà fastidio, cerca di dargli fastidio. Cambio approccio in qualcosa di molto, che mi farà molto male, atletico, e cercare di metterlo in difficoltà avvicinandomi, ma schivando, cercando di farlo frustrare per il fatto che non riuscirebbe a colpirmi. Grazie atletica, come Ben Ben. Ricordi che tu, avendo la ferita drammatica, hai un dado bonus in più. C'è qualcosa all'interno della stanza che, volendosi, cioè, sarebbe utilizzabile contro di lui? I Montoya. A parte i Montoya? In realtà tutto quello che ho descritto sono oggetti utilizzabili in vario modo. Quindi la mappa deve avere qualcosa di cliccabile. La mappa, le assi, i timoni, i muri stessi. Ad esempio, quello che ha fatto Adrian, cioè utilizzare Nova per fare cose, può essere considerato un utilizzo ambientale. Ok. Oh, perfetto! Ho 3,15. E quindi sono 6 incrementi. Buono. Ops. 5 incrementi. Victor, prima cosa che fa, usa il suo incremento per lanciare il giubbotto distante. Però devo riuscire a colpirlo con qualcosa. Ma non c'è scritto tipo che sia mortale o niente del genere. Digliela. Cosa? Ok, no, dimmi quando è il mio turno. Victor si alza velocemente, prende il giubbotto e lo lancia sulla mappa. Scivola e sentite appunto rumore di liquidi che si spostano. La stanza, a quanto pare, si sta riempiendo di acqua. Ormai l'acqua è a qualche centimetro di altezza, che prima non c'era quando siete entrati. Evidentemente qualcosa è cambiato, che ha cambiato gli equilibri. Ok. Si alza, usa un alto incremento per fare questa cosa. Scrocchia la schiena, si tiene la ferita, guarda Roberto. Sai, l'utilizzo delle pistole a Rutenia e in tutto il regno Axeco è stato bandito perché noi usiamo la diplomazia. E si lancia e ti fa un drop kick con due piedi in pieno petto, ti butta a terra. Faccio della diplomazia. Uso il mio punto eroe per usare equilibrio perfetto, faccio un salto all'indietro e lui mi manca. Wow! Mamma mia! E atterro tipo... Olè! Che scena incredibile! Victor, per evitare la caduta, usa un incremento e fa... e rotola. Senti che però, mentre rotola, fa tipo... perché le ferite che gli hai provocato
gli stanno sanguinando abbastanza. Quando atterra, cerca con un calcio rotante di colpirti sulla schiena. Ti colpisce? Farà una ferita, immagino. Beh, se uso un incremento, sì. Vabbè, la ferita me la prendo. A quel punto, quando ti prende col calcio, ti afferra da dietro e ti stringe il collo. Ah, perché si è rialzato il merda nel frattempo? Eh sì, ha dato l'incremento per alzarsi. Vabbè. Quando ti colpisce di schiena, poi ti riprende il collo e ti stringe. Adesso è dietro di te e ti sta più o meno usando come scudo. Guarda Mirae e dice: questo amico che ti sei portato da Baisella, quanto vale per te? Tanto. Tanto quanto dovrebbe valere anche per te, se vuoi sopravvivere e uscire da qui. Hai notato che stiamo annegando tra poco? Hai notato che si sta riempiendo tutto di acqua? Sì, sei intelligente, lo so che sei intelligente, abbastanza da capire che siamo in pericolo. Smetti di metterci ancora più in pericolo e dammi una mano a capire come uscire da qui. Io so nuotare. Ed è che dà un cazzotto sulla tempia a Roberto, che soffre tantissimo. Uso un incremento per far finta che non mi ha fatto niente. Cioè, prendo il danno, ma rimango sempre tipo stoico. Proprio non, cioè, in realtà, se devo usare l'incremento, in realtà non prendo neanche il danno, però, effettivamente. Sì. Cioè, in realtà resisto fortissimo, perché io di botte sulle tempie ne ho prese troppe nella vita. Quindi non mi fa un cazzo. Utilizzi un incremento, sì, per evitare il danno che, sì, ti ha fatto. E senti che non se l'aspettava, Victor. Sai quando fai giusto, visto come sono bloccato così con col collo, mi giro e faccio... Tutto qui? Ah, vedo che allora qualcuno di forte te lo sei portato, eh? Hanno molti più talenti di quello che immagini. Tipo? Tipo, attento, attento in basso. Guarda, usi un incremento per questa cosa, ricordati che hai fatto atletica. No, però in realtà attento in basso era vero, perché io in quel momento arrivo tipo un toro, io sei incrementi. Sì. È lei che è. Attento in basso, io arrivo come un torello arrabbiatissimo perché ha osato toccare il mio capitano. Io te l'ho detto perché so che tu poi non ci cadresti, esatto, mai in questa cosa. Attento in basso. Crei un'opportunità per Ben Ben. Sì. Io prendo la rincorsa come un torello, proprio di testa, gli faccio una vecchietta nel retro del ginocchio, sai, proprio con tutta la forza possibile per cercare di farlo andare proprio in avanti e uso due incrementi per fare questa cosa. Beh, fa male male. Bene, bene. È proprio una vecchietta di quelle potenze, proprio con tutta la mia piccola forza. Tanto lui era convinto che io bleffassi, quindi... Esatto. Bella, bella giocata. Bella giocata. Victor viene colpito dal non eccessivo peso di Ben Ben, ma abbastanza, perché non se l'aspettava. E poi dietro nel ginocchio ti frega, eh? Quindi crolla a terra portandosi Roberto con sé, però... molla la presa, quindi Roberto è a terra ma è libero. Victor usa un incremento per ritornare subito in piedi. Quindi lui adesso ha 4 incrementi. Sì. Tocca a me. Perfetto. Mi alzo e... con le forze che mi rimangono e finché vedo che sei ancora un po' frastornato, so che tipo finora io non ti ho colpito, non ho neanche provato a colpirti. Quindi... Non fisicamente. No. Arrivo da te con massima serietà, cosa che non ho fatto finora. Arrivo alle tue vicinanze e ti dirò uno schiaffo fortissimo sul viso. E questo cosa sarebbe? Questo sarebbe... da regolamento. È ruteniano questo. Parla Rebecca in realtà. Esatto. Quando l'eroe ferisce per la prima volta un malvagio in combattimento, può attivare questa virtù per infliggere una ferita drammatica aggiuntiva oltre al normale danno. Ah. Ta-bam. Interessante. Io sono vice direttore di Rutenia. Questo vuol dire qualcosa. Rutenia vuol dire qualcosa ancora. Non è la fine. Puoi essere ancora tu il capo delle forze di guardia e militari di Rutenia. Puoi ancora essere il punto di riferimento per il nostro futuro, verso qualcosa verso cui guarderanno in alto per generazioni. Tu puoi essere quello che ha salvato Rutenia da qualsiasi cosa assurda. Io ho già salvato Rutenia, tu non l'hai capito ancora? Sei davvero così sciocco? Siamo qua accerchiati dalla maestosità di un'opera nemmeno umana. Victor, stiamo per annegare. E lo faremo per la causa. Quale? Non rimarrà niente di noi. Rimarrà tutto.
È questo che tu non hai capito. I ruteniani sono uguali a tutti gli altri, ai Baisellesi, agli Eloidi. Non so nemmeno da dove vieni tu. Non è questo il punto. Le nazioni sono solo un costrutto di noi umani. Dobbiamo sollevarci. Dobbiamo essere di più di persone legate a una nazione. Dobbiamo essere di più. Chi ha costruito questo posto? Chi l'ha fatto? Chi non c'è più. Non c'è più. Non c'è niente di loro se non cenere e scheletri. E se noi non riusciamo a tirarci su ora fuori da qui, non rimarrà niente anche di noi. È vero che le nazioni sono invenzioni nostre, ma è quello che facciamo. Inventiamo storie. L'amore è un'invenzione. Il potere che ti ha dato la testa è un'invenzione. È tutto comunque inventato. La differenza la fa perché inventiamo le storie, perché inventiamo le cose. E le nazioni che abbiamo creato sono racconti che ci legano insieme davanti all'oscurità, davanti al male più assoluto, in cui muoiono tutte le storie. Perché quando arriverà un mostro gigante che proverà a mangiarti, se guardi nei suoi occhi non vedi storie, vedi soltanto la sua fame per l'oscurità. Ed è quello da cui stiamo scappando tutti quanti, quello che ci differenzia a noi da tutto quello che c'è là fuori, da qualsiasi cosa ha fatto fuori la civiltà che ha costruito questo, è la nostra capacità di inventare storie. Quindi aiutami a scrivere una storia migliore, una fine che non comporta essere rovine che qualcun altro tra secoli troverà. Ora abbiamo ancora una chance di andarcene. Cerca pulsanti intorno. Basta! Oh, prima o poi funzionerà. Ting. Ting. Vabbè, c'ho... c'ho... Ting. La Madonna. Ci ho provato. Faccio full. Fai full, fai bene. Ci ho provato. Mentre discuti con Victor, dietro di lui, dal corridoio e dall'oscurità, il pesce! Arriva Nova, correndo velocissimo, e tre lucine. Ecco. Entrano all'interno della stanza con il rumore caratteristico delle bestie che avete combattuto prima. Beh, Victor, spero che tutto quel potere che hai immaginato ti piaccia. E io uso un punto eroe, atletica, per fare un gesto molto atletico e molto rapido, prendendo al volo Nova che salta. Okay. E poi dopo saltando all'indietro anch'io, cercando di mettermi in salvo lontano dalle cose che arrivano alle sue spalle. Tu fai un salto acrobatico e Victor ti guarda un po' con arroganza, perché anche lui è in grado di fare determinate azioni, ma ti vede saltare, gira la testa e nota anche lui i mostri. Cosa cazzo sono quelle cose? La fine delle storie! Hai usato questo tuo incremento con il punto eroe e quindi passi a 4. Tocca a Victor. Non sa bene cosa fare perché si trova chiuso in una morsa fra, tra virgolette, voi che non siete un pericolo per lui e le bestie che sembrano essere invece un pericolo. A quel punto, dimmelo a me, io sono lì per terra. Scatta su Roberto. Ecco. Afferra Roberto e lo lancia verso le creature. Scusa Roberto. Non posso fare un cazzo. Beh, hai Montoya, no? Posso usare virtù altruista? Cosa fa altruista? Attivando questa virtù, l'eroe può subire le conseguenze di un rischio al posto di un altro. È tipo, è il mio capitano! Sì. Tu ti lanci verso Roberto che sta venendo lanciato. Sì. Riesci a bloccarlo, ma il tuo peso non è sufficiente per fermare Roberto. Quindi l'inerzia del peso di Roberto ti spinge verso le creature. Uscito. Prendo le conseguenze. Sì, sì. Roberto cade nuovamente a terra. Che cazzo! Però come funziona così? Cioè, no, tu io sei in mezzo ai pesci. Un rischio al posto suo. Tu sei in mezzo ai pesci. Tu al posto suo sei in mezzo ai pesci. Siete tutti e quattro a pari merito con un incremento in più di Victor. Andrei io. Allora, come primo incremento, dico al Montoya de Fuego: deve bruciare tutti i pesci.
Ok, allora voi vedete Montoya che aveva sempre le fiamme in mano e lui fa come una fiammata a spazzata attorno ai mostri che sono un po' spaventati, quindi si tirano un attimo indietro. Fortunatamente Ben Ben è a terra, quindi vede proprio la fiamma passargli sopra. Sente odore di peli bruciati. Io sono lì. Uso un incremento per spazzare le gambe di Victor e farlo cadere di nuovo faccia a terra. Ok, lui usa un incremento per fare un salto e schivare l'attacco, schivare il danno. Mi ha rotto il cazzo questo qua. Io nel fare la spazzata ho fatto sempre tipo quelle cose da breakdance, quindi fai la spazzata e ti rimetti in piedi, ok? Lui me lo ritrovo di fronte, prendo le pistole e con le due pistole gli do una ragagnata con i calci delle pistole sulle tempie, proprio a panino con i due incrementi che mi rimangono. Lo colpisci, stum! A quel punto, quando lo colpisci, vedi proprio gli occhi che rotolano all'indietro. E oh, per la gloria, antenati, e crolla a terra. Oh, bueno, l'ho spento. Olè, finito gli incrementi. Avete Alba con 4, Mirai con 4, Ben Ben con 4. Quindi Alba, uso un incremento per andare a vedere che cos'è il tatuaggio con notare. Scatti verso la schiena di Victor e vedi il tatuaggio. Il tatuaggio in realtà è stato in parte rovinato dalle cicatrici provocate dal fuoco. Quindi vuol dire che è stato prima tatuato e poi ha ricevuto le bruciature. È svenuto a terra, quindi non sembra essere morto. Il tatuaggio, sai di averlo già visto? Sai di averlo già visto? L'ho già visto? L'ho già visto? Il suo ciondolo. Ma che stiamo scherziamo, scusami? È lo stesso tridente che ha nel ciondolo Roberto. Ah. E anche Roberto adesso lo nota, perché è lì davanti. Capitano, si avvicini subito! Siete fratelli? Spero di no. E effettivamente mi guardo al volo il tatuaggio, anche perché comunque ci sono ancora i pesci là, che quelle sì, montagne che si amano. Siete nei turni, Infatti, quindi in realtà lo guardo, prendo nota mentale dell'informazione e dico, magari lo portiamo fuori. Okay. Magari lo portiamo fuori. Quindi lei non sa per quale motivo c'è lo stesso simbolo sulla schiena di questo qua? No, ma dobbiamo salvare Ben Ben, che okay, è un attimo improblemato. Okay. Improblemato. Anche questo è baselese un po' stretto, diverso da quello che usa di solito. Sì, quello che usa di solito, quello che usa c'è la est un po' più strascinata. Ma è quello di Playa Infinita. Sì, quello. Sì, sì, sì. Alba con 3, Victor a 0 perché è uscito fuori dai turni, Mirai con 4, Ben Ben con 4. Posso togliermi dai guai? Io sono ancora steso lì, cioè ho davanti i pesci, mi hanno appena quasi bruciato le sopracciglia. Tu quindi puoi toglierti dei guai, ma i mostri hanno un'abilità particolare, sono inarrestabili. Cosa significa? Che per scappare da loro costa 2 incrementi invece che 1. What? Ok. Ne ho 4. Allora, hai detto che c'erano delle catene? C'erano. Cos'è? Ricordami che cosa allora, c'era nella stanza. Siamo in un'enorme stanzone in cui sì? Al centro c'è questa mappa topografica, mappa geografica, il rilievo. Ok. Quindi hai montagne, eccetera. Sì. Cioè le assi che si sono, che voi avete spostato con i timoni. Ci sono i timoni, mm-hmm. Ci sono gli affreschi a muro. Mm. Hai visto Mire che si è lanciato piroettando dietro le creature. Io vedo le creature che sono davanti a me e ok, il fuoco le ha spaventate un attimino, però cioè, non è che voglio affrontare le 3 pesci da solo, anche perché non ne avrei le capacità. Cerco di sgattaiolare il più indietro possibile ed andare dietro il piedistallo con la mappa, cioè proprio corro via. Tipo, usi 2 incrementi? Uso 2 incrementi per togliermi dai guai e per andare a scappare dove c'è il piedistallo, che almeno mi riparo un attimino. Ok. E sì, e poi vabbè, poi ti dico dopo. Mi tolgo dai guai. Abbiamo sempre Mire con 4. Sì. Sei dietro le creature. C'è qualcosa che può attirare la loro attenzione? Beh, se gli dai un pugno sulla testa, secondo me si girano. Io alle mie spalle ho il corridoio da cui sono arrivate le creature, no? Sì. Beh, a questo punto il nostro obiettivo è andarcene da qui, immagino. Dobbiamo prendere Victor e portarlo in salvo. E la chiave? È la chiave. Scappiamo, torniamo nella sala dove eravamo prima. Se vi ricordate, lì c'è il meccanismo, la catena gigante per tornare su.
Ma io volevo indagare per vedere. No, è troppo tardi. Perché l'acqua sta salendo. Troppo tardi. E quindi uso un incremento per cercare di attirare l'attenzione. Scappo in giro intorno alla stanza con loro che mi seguono. Battendo le mani, le creature, visto che si erano anche indietreggiate con la fiammata, si girano verso di te e ora stanno ringhiando e si stanno avvicinando. Che povera Nova che gli dico... Lo so, giuro che non so cosa sto facendo, quindi ora... Voi dovete uscire però da qui prima possibile. Vedi Mirae che attira l'attenzione e comincia a cominciare con le bestie. Le bestie inizialmente un po' titubanti, poi prendono velocità e... Io in realtà non me ne frega assolutamente niente. Io voglio capire perché, per quale motivo si sta alzando l'acqua. Quindi uso un incremento per notare se c'è qualche meccanismo, se c'è qualcosa che posso, cioè posso capire per quale motivo, come fermarlo, perché si sta alzando l'acqua. Ti osservi intorno e cerchi di analizzare la mappa, le assi. E in base a quello che ti aveva anche detto Victor, che questa cosa poteva essere un'arma, forse effettivamente avete attivato qualcosa con i timoni. A quel punto fai un ragionamento guardandoti attorno, mappa, questo quindi potrebbe essere effettivamente un macchinario da guerra, potrebbe essere che abbia il rumore che ho sentito prima, ha fatto un attimo vacillare l'edificio, è stato colpito qualcosa dall'alto, cosa potrebbe essere stato colpito? Le luci. Noti, cioè fai questo ragionamento e dici se una delle luci e il tornado è stato colpito, probabilmente la forza centrifuga che creava il vortice si è smorzata, l'acqua sta cominciando a entrare. E quindi io mi rendo conto che l'idea di Mire era assolutamente giusta, dobbiamo effettivamente evacuare l'edificio. È una supposizione. Sono molto arrabbiata perché volevo capire effettivamente come era fatto l'edificio, però realizzando lo dico. Faremo un ministero dedicato e con delle procedure, delle leggi. Esatto, esattamente. Usi un tuo incremento per ragionare su queste cose e notare questo particolare. Avete tutti ancora due incrementi. Ok, perfetto. Ben. Sì. Dobbiamo scappare, assolutamente adesso. Il sacrificio del nostro... Si sta sacrificando? Victor, lo stai portando via tu? No, Victor è a terra. E io vi dico solo che Victor, visto che gli avete visto la schiena, fa... Eh sì, perché c'ha la faccia nell'acqua. Oh Cristo. Ok, ma chi tocca ora? Avete due incrementi? Io sono dietro il piedistallo, sono sulla mappa. Non noto niente di strano, cioè è cambiato qualcosa nella mappa, è rimasta prova identica a prima. Uno dei due assi si è spostato quando Mirae è stato schiantato sull'asse. Ok, cosa noto? Noto qualcosa vicino all'asse? Niente di diverso, niente di del solito. Capitano, dobbiamo scappare! Lo so. E allora andiamo! E andiamo. Vamo? La palissiano. Cioè Ben scatta verso l'uscita. Capitano, prenda sulle spalle Victor. Dobbiamo portarlo con noi. Non ottengo incremento. È vero. Non posso fare cazzo fino al prossimo lancio di dadi. Io non ho incrementi. Vabbè. Ben utilizza il suo incremento per scattare verso l'uscita, sì. E proseguire. Sì. Tocca Alba e Mira e pari merito, due incrementi. Ne uso uno per andare da Victor e sollevarlo. Lui è ancora consapevole, cioè cosciente di qualcosa? No, non è cosciente. No, ok, mentre lo tiro su gli dico oh, quanto vorrei che tu vedessi questa cosa mentre ti sto... Fatela raccontare. Danno psicologico mentre è svenuto. Quanto vorrei che tu vedessi come vieni salvato. E poi dopo lo prendo, lo metto sulla schiena. Sì, quindi certo. Io uso un incremento per cambiare approccio. Lo uso per distrarre i mostrazzi mentre lui prende su Victor. Sei a zero incrementi. Sì. Tocca ai mostri che vengono attirati. Ahimè, vengono attirati. Si lanciano addosso ad Alba che usano tutti i loro incrementi per danneggiare Alba in una maniera brutale e animalesca. Ti fanno un totale di 8 ferite. Allora. E ora ti hanno buttato a terra e ti stanno ringhiando in faccia. Bruttissimo. Senti l'alito pestilenziale sul tuo volto, che stranamente non è caldo.
Orribili, che schifo. Capisci quando ti toccano che i denti sono affilati ma al tempo stesso morbidi. Tocca a... loro hanno utilizzato tutti gli incrementi in un colpo. Mira ne ha uno, ma anche Ben Ben. Io vedo Alba che è in difficoltà. La quindi, tua guida. Mi trovo all'ingresso. Diciamo che è più tramonto adesso che Alba. Io mi trovo all'ingresso, però la vedo in difficoltà e non l'abbandono. Quindi, vabbè, io ho il mio ultimo incremento. Ero arrivato alla porta, ma scatto verso Alba e sfodero la mia piccola sciabolina. E mi metto davanti a lei con la mia piccola stazza. Non l'avrete! Due di loro, perché uno la sta tenendo a terra, e due di loro sollevano il capo. Ti guardano. Mi taglio gli occhi. No, ho usato un incremento, quindi sei a zero. Un punto eroe. Non funziona, funziona. Però c'è Mirae che ha sulle spalle Victor, svenuto, che ha ancora un ultimo incremento prima che il clock vada avanti. Ok. Hai due opzioni davanti. Una è il lato chiaro e una è il lato oscuro. Sì. Ok, allora uso l'incremento per correre indietro, che non riesco a credere che dico questa cosa, verso i pesci mostri, un punto atletica, eroe, per compiere un incredibile gesto atletico di cavalcarne uno. Ok, quindi io cavalco, salto su quello che sta puntando lei, lo prendo e come gesto atletico eroico mi lancio contro gli altri due. Ok, utilizzi un punto eroe per fare questa cosa. Sì, okay, per lanciare e schiantarli tutti e tre insieme. E Ben Ben vede Mirae che... torniamo un attimo indietro. Okay. Victor. Sì, Victor lo uso per coprire gli occhi del mostro, così è confuso e non vede. Quindi anche il master tenendo. È un po' confuso, ma facciamo finta. Lo sto tenendo. Interpreta, ammetto che mi sono perso. Ben Ben vede Mirae che scatta con un gesto atletico simile a quello che aveva fatto prima per saltare oltre Victor, salta sopra a... il mostro che stava brancando Alba. A quel punto lì usa il corpo di Victor. Perché per, così non è pesante e io lo lancio. Per lanciarlo sopra la testa del mostro che si schianta per il peso a terra di fianco ad Alba. E a quel punto Mirae è riuscito a far cadere un mostro e gli altri due non sono più attratti dallo spadino di Ben Ben. Ma non c'è nessun problema perché il clock prosegue visto che abbiamo raggiunto tutti gli zero incrementi e l'acqua sale ancora un po', arriva alle ginocchia. Questo cosa significa? Che sono cazzi. Perché? Perché i mostri sono acquatici. Oui. Anche io. Non mi risulta. Anch'io sono acquatico. Non mi risulta. Dichiarate nuovamente i vostri... vi dico già che sono gli ultimi approcci che farete perché il prossimo clock... Allora, io cambio approccio e vado di proprio corsa, me ne sbatto il cazzo, corro fuori. E uso vigore e atletica. Tre incrementi. Alba? Da un punto eroe ad Alba. Grazie, Bebè. Cambio approccio, vigore e anche io atletica. Uno, due, tre, tre. Tre? Tre. Ben Ben? Io col mio spadino voglio tagliare il licio a uno dei due mostri, quello che ho davanti. Grazia quindi... e mischia. Allora, 10, 10, 3, 6, quindi ho tre incrementi. Non uso atletico, uso mira. Ma spari? No, uso il gatto. Ok. 4, 5, 6, 7. 7 incrementi. Tiro anche per i mostri. 4 incrementi. Sentite l'acqua che comincia appunto a farvi freddo attorno alle ginocchia. Mirae a 7 incrementi. Ci sono gli altri due che stanno ancora puntando. No. Adesso sei molto interessante per loro. Sì, perfetto. Scappate verso il montacarichi. Io uso un incremento per cercare di schiantarmi con tutta la forza che posso con il mio dimostro contro quei mostri. Che approccio è che hai fatto te? Mira, miro verso di loro. Grazie, miri Mira. Con il mostro? Avvocatese. C'è dell'Andros in questa navigazione. C'è dell'Andros. Ha senso, bravo. Usando il suo coso. Effettivamente deve mirare dove...
Lo concedo. Senti che il colpo, quando hai lanciato il mostro contro gli altri, li ha fatti vacillare, quindi probabilmente l'hanno sentito. Ok, perché ora sono io con tutti quanti e i tre i mostri, che bella cordicola. E Victor. Che sta affogando di nuovo. Sì, perché ormai a questo punto stai ricaduto per terra. Minchia, Victor. Ma non è mica colpa sua, scusa. Tutti quei muscoli non potevamo metterci un galleggiante. Uso un secondo incremento per mirare con Nova verso i mostri. Per far sì che lei si aggrappi da dietro a uno dei mostri, cercando di tenerlo distratto, così gli gira intorno. Ok, visto come sei stato coraggioso, vedi che si lancia e comincia a graffiare nella zona dei bulbi oculari bianchi del mostro, come fanno i gatti. I gatti attaccano sempre agli occhi. Sì. E effettivamente il mostro... Vedi che anche con le che cerca di fare qualche cosa, ma Nova è veloce e riesce a schivare i colpi. Oh, una volta tanto funziona. No. Una mia decisione. Ok. 6 a 5, sei ancora in vantaggio. Ancora io. Va bene. Ne uso due per cambiare approccio in atletica e saltare giù per prendere Victor. Scappare. Per scappare dai mostri si attiva la inarrestabile del mostro. Devi usare due incrementi per scappare dai mostri. Sì, in questa cosa può essere parte del anche riprendere Nova mentre scappo. Sì, scappo, Nova, vede che a un certo punto stai andando, salta. Ok, perfetto, va bene, allora. Okay. Hai un incremento. E io sto scappando via con Victor, quindi il mio l'ho fatto. Arrivederci, grazie. Salvatevi. Sì. Tocca ai mostri che approfittano che Alba è ancora a terra per cercare di sbranarla. In due, stavolta, cercano di colpirti e ti fanno 5 danni. Ok. Uno dei mostri ti salta addosso, con le chele, cerca di fermare i tuoi arti, in modo da tenerti a terra, e stanno lavorando in squadra. Quindi arriva l'altro, vedi la sua testa non arrivare così, ma dall'altra parte, quindi è girata. Figo. Che cioè, no. Ti punta l'illicio luminoso addosso e lo usa... come per sentire il tuo odore. Lo trascina sul tuo volto. È molto hentai tutto questo. È molto hentai. Sì, vabbè. E ti dà una zannata sulla spalla e la senti parecchio. Ok, ok. Cazzo. Quindi tocca a me. Quindi tocca a Rob Alba e Ben Ben contemporaneamente. Ok. Io sono lì, sono di fianco a lei con la mia sciabolina. Sì. Uso l'incremento per tagliare sto cazzo di licio. Riesci con un movimento abbastanza fluido. Lo tagli abbastanza facilmente. Guardando l'essere, ti sembra che abbia una pelle abbastanza chitinosa, resistente. Coriacea, sì. Esatto. Però in realtà il licio molle come fosse un tentacolo e infatti cade a qualche metro di distanza. Appena tagli la sua luce, scatta subito in alto e uno schizzo di sangue viene lanciato via. Ok. Lo senti urlare come più o meno come l'avevi sentito quando avevano preso le fiammate da Montoya. Uso un altro incremento per prendere Alba e trascinarla verso la porta, verso l'uscita. Quindi la prendo però questo è atletica. Cambio approccio e la trascino indietro. 6 a 0 incrementi. Sì. Col fatto che ti servono due incrementi per scappare, siete solo allontanati. Sì, mi allontano ma non siete fuori pericolo, contrariamente invece a Mira e Nove che sono più distanti. Alba, in questo momento, la creatura che ti stava tenendo con le chele, quando ha visto il suo compagno essere ferito, è stata un attimo spaventata anche lei e ti ha mollato. Ok. Però capisci che è questione di secondi. Quando poi vieni afferrata da Ben Ben, capisci che ti ha salvato la vita. Utilizzo un incremento, mi alzo il più scattante possibile e comincio a correre trascinandomelo dietro. Il mostro o Ben Ben? No, Ben Ben. Ok, utilizzo due incrementi per ripigliarmi, prendere Ben Ben e scappare a gambe levate il più lontano possibile dai mostri. È abbastanza faticoso perché non solo sei ferita, ma ormai l'acqua arriva alle ginocchia, quindi il movimento è molto claudicante. Roberto. Come diceva un saggio, it's showtime.
così. No, allora, io uso... vabbè, io ho vigore e atletica. Uso un punto eroe di nuovo per usare equilibrio perfetto. Quindi prendo la rincorsa, acchiappando i vestiti... Tuoi o di Victor? I miei, no, Victor si incula. Acchiappando i vestiti, salto... Anche Mira è senza giacca. Non è il mio problema, non è che posso vestire tutta, no, Rutenia. Cioè, capito, devo vestire tutta... Acchiappo i vestiti, io ti mettevo... I miei, no. Non è che già glielo avevo dati, si sono persi, cioè adesso... Correndo, acchiappo i vestiti, prendo la rincorsa, salto dietro le bestie e mi ritrovo di fianco ai Montoya. E questo era il mio punto eroe. Con due incrementi, quindi che do un ordine a tutti e due, quindi a uno e all'altro, li guardo, gli faccio... È il momento. Toro è imbestida. Gli do il comando di fare l'attacco che loro sanno e con l'ultimo incremento comincio a correre anch'io verso l'altra stanza per scappare. Ok, perfetto, 6 a 0. Vedi i Montoya che insieme dicono sì. Sì, io aspettavo solo esatto. Quello. Perché loro comunque aspettano, ufficialmente sono tuoi sottoposti. E io ho dovuto aspettare che fossimo tutti fuori dalla stanza per fare sta roba. Perché... A quel punto vedi i Montoya che si mettono spalla su spalla. L'acqua comincia a vorticare e al tempo stesso l'acqua che passa sulle mani della fiamma comincia a scaldarsi, il vapore acqueo comincia a generarsi, un turbine di acqua e vapore si solleva, viene creato un muro di vapore e insieme fanno una fiammata, una colonna di vapore acqueo ustionante impatta come un muro addosso alle tre creature che vengono sbalzate di almeno 6-7 metri sopra la mappa in rilievo. Una di loro capite che non gli ha fatto bene schiantarsi. È bollita. Sono bolliti. I Montoya, dopo aver fatto questa cosa qua, si danno la mano, fanno il brofist. Esatto, e corrono dietro Roberto. Infatti io nel momento che sento che è partita la vampata, io ormai le riconosco, gli dico vamos! Vamanos! No! Cur cur cur! I mostri sono completamente fuori dai giochi, nel senso che sono distanti da voi. Li sentite ancora fare il loro verso caratteristico, quindi sapete che non sono totalmente morti. Ma credo che non sia un vostro problema a questo punto. Annaspando nell'acqua, Mira è ancora un incremento, volendo, sì. Però siamo subito fuori dai turni. State correndo verso la zona del montacarichi, suppongo. Sì. Sì. I Montoya arrivano dopo qualche secondo, illuminano la stanza. Ok, adesso... Io corro dietro la cascata e mi aggrappo alla catena, anche perché io sono ancora agile, non ho preso danni. Okay. Cioè, non ho le sopracciglia, però il mio corpo c'è. Io vado con Ben Ben, faccio cenno ai Montoya di seguirmi, in modo tale che ci... Aprono l'acqua. Aprono l'acqua, cioè, perché uno serve solo per aprire l'acqua, e l'altro sì. Mi dà una mano a tirare la catena. Tirate tutti insieme e più velocemente possibile fate scendere il montacarichi. In lontananza sentite le creature che si stanno riavvicinando. Io li guardo e faccio Ben Ben, Alba, primi. Io blocco il corridoio. Montoya, ritirata e poi giù di... Dai, cazzo! Ben Ben, tu e Alba, primi. Sì. Montoya, rimanete qua alla catena in modo tale da ritirare giù la piattaforma, perché a più di due, sennò non sale. Io vado a tenere il corridoio. Andiamo, Alba! Io sputo sangue e salgo. Prendo Alba e saliamo sulla piattaforma. Grazie, ragazzo. Fate il più velocemente possibile ed effettivamente succede. Il montacarichi torna su anche perché viene spinta la catena per fare in modo che sia più veloce. Quando arrivate su non è buio perché ancora fuori capite che le luci che stanno roteando stanno facendo luce, ma è meno di quella di prima. Quindi quello che Alba aveva capito giù da basso probabilmente è la verità. Le luci hanno avuto un danno. Qua non c'è più acqua perché siete al piano superiore. Quella luce debole che entra vi fa notare un enorme ammasso di corpi devastati. Davanti a voi ci sono soldati ruteniani che sono stati aperti a metà. Alcuni di loro sono completamente mutilati. Sangue interiora ovunque. Madonna. Io sono sconvolto. Cioè Ben Ben arriva su e rimane impietrito davanti a questa scena. Vi sbrigate, dicono i Montoya. Sì. Scendiamo, vieni. Sì. La tiro via dalla piattaforma. Io sono davanti al corridoio comunque con la spada, perché se questi arrivano qualcuno dovrà bloccare, cioè, quindi... L'acqua sta ancora salendo, a questo punto qua è quasi alla vita. A questo punto Pedro dice, capitano, posso aiutare in qualche modo? L'acqua è abbastanza perché ho io una corrente ascensionale.
tiriamo giù il montacarichi, blocchiamo e usiamo la corrente. Un'ondata di acqua quando siete saliti sul montacarichi, tutti, anche Montoya, cazzo che li no, ecco, cazzo che li lascio qua, sono tipo i miei Pokémon preferiti. Si solleva tanto da spaccarsi. Il montacarichi arriva molto più velocemente del previsto e stum, vedi proprio che sta cedendo la struttura. A quel punto i Montoya ti afferrano, ti lanciano e tu cadi in mezzo ai corpi pieni di sangue. I Montoya saltano e appena sono saltati dove sono i corpi, la piattaforma crolla. È abbastanza impossibile da riparare. Che schifo. Siamo stati noi. A fare che cosa? A uccidere tutti. No, sono stati i pesci. Comunque adesso prendiamo e andiamo. Andiamo che qua l'acqua sale giù e sta. Andiamo. Veloce, veloce, sì, veloce. Ok, ok. Proseguite verso il corridoio. Notate altri corpi. Probabilmente una ventina di soldati sono stati uccisi, mutilati malamente. Proseguite, proseguite, più uscite e più capite che fuori la situazione non è per niente bellina. Le luci stanno roteando in maniera asincrona. Prima era un cerchio così, adesso stanno avendo dei problemi. L'acqua, capite che non è più dritta come un muro, ma vedete che comincia a cadere. Come se fosse una piccola frana, ma di acqua. E infatti il fondo, come avete visto all'interno dell'edificio, si sta alzando. Io continuo ad andare verso l'uscita, ma continuo a guardarmi intorno e mi sento malissimo. Cioè, perché penso che abbiamo combinato qualcosa di brutto. Io mi chiedo semplicemente, ma per quale motivo c'era un'arma che doveva battere quelle luci? Che cosa serviva questa cosa? Non è il momento per parlare adesso, ne parliamo sulla nave. Okay. Vale, bueno, corri, 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 corri. E infatti, vedendo che ben bene è un attimo così, io me lo acchiappo e me lo carico sulla spalla. E sull'altra spalla mi carico anche lei e corro. Lascio cadere i vestiti. Non ho tante, ma non ho abbastanza mani, quindi me li carico sulla spalla, due e corro, corro. Vado un po', cammino un po' più veloce, perché lei non ce la fa camminare, lui è un attimo scioccato, quindi pum pum me li piglio sulla spalla. Mira, c'è Victor sulle spalle. Esatto, i Montoya stanno a posto. Correte, correte e vi rendete conto che effettivamente camminare con l'acqua alla vita non è per niente facile. Proseguite finché a un certo punto vi viene praticamente Pedro, impossibile. Fai una via senza acqua che almeno corriamo un po' più veloce. Che cosa ti ho portato a fare? No, c'è troppa acqua, non riesco a comandarla. Scusa, non volevo. E continuo a correre perché il muro era arrabbiato, perché pensavo che non stesse facendo niente. No, è troppa acqua. Qua se dovesse crollare il muro di acqua... Siamo nella merda. No, nell'acqua. Un'acqua piena di merda. Andiamo! Andiamo! Correte e ormai dovete per forza cominciare a nuotare, perché sta salendo sempre di più. Dietro di voi ormai l'edificio è a metà. Probabilmente si sta totalmente riempiendo e nuotate, nuotate, io nuotate, chiedo al nuotate. Capitano di mettermi giù. Sì, così no, quando nuoto, l'acqua mi sì, arriva sì, qua, no, che non riesco più a toccare quei piedi, vi lascio andare. Dico, mettimi giù, mettimi giù e nuoto. A un certo punto sentite un tututum, le luci dietro di voi si spengono totalmente e venite sommersi da metri e metri di acqua. Nuotate, immagino, verso l'alto, venite sballonzolati per qualche secondo, perché comunque l'impatto di tonnellate di acqua che vi fanno girare, eccetera, perdete tutti le persone che stavate portando addosso. Però Alba e Ben Ben non sanno comunque nuotare, uscite fuori, prendete una boccata d'aria e quando vi girate le luci non ci sono più. C'è solo il riflesso delle due lune di Tifone, il pianeta in cui vi trovate, che riflette sul lago mosso. Thank you.
Ma raga, ma quindi la dea della vendetta si chiamava veramente Veronica? Non si chiama Veronica! Smettetelo! No, chiedevo, è stato un casino editare quel pezzo, ma ti casinisti che non siete altro! Se l'hai tolto o sei riuscito a arrivare? No, 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 non c'è nessuna Veronica, non c'è mai stata nessuna. Che tu hai cercato di cercare che c'era il tempo di Veronica! Ma dobbiamo ancora cominciare, sono giovane che sto piangendo! Aspettate, scritto. Sembra strano, ma ho degli appunti. Tra quelle cose più grandi sono le ricordati, nota bene. Cosa? Kyla. Se non Kalia. Non Kalia. Però sei stato bravo nelle scorse puntate. Beh, sì, guarda, c'è qua gigante. Sembra Memento. E quindi ogni volta, Olieva! Kyla!